Buongiorno amici del venerdì mattina, buongiorno chat, signori, oggi si parla di console, minchia! Siete pronti? Oggi... cacchio! Oggi ci divertiamo, bebe! PlayStation 5 è stata rivelata. I meme sono cominciati e io ho studiato, cacchio. Oh, wow, bebè. Siete pronte, bene? Siete carichi? Ci siamo! Oggi si parla, si chiacchiera! Momento! Cosa rompi le palle tu, Yukali? Cosa rompi le palle? Buongiorno, buongiorno! Mancano pochi secondi, a mezzogiorno si comincia, ma noi siamo in hype da ieri, tutti sono in hype da ieri, ma questa PlayStation 5 ne varrà la pena? Scopriamolo insieme, ma prima ancora un po' di musica, perché dobbiamo casarci tantissimo. E questa playlist, questa scelta musicale non è a caso. Perché oggi non sarò da solo. Pensavate che mi prendessi la briga di parlare di una nuova console da solo? In the lost, in back in town. Grazie, Dragon. Grazie mille, ti voglio un sacco di bene. Grazie mille. Pensavate che oggi avrei parlato da solo. Questa playlist, questa scelta musicale principalmente dà il via a un inizio scoppiettante, perché con me oggi ci sarà qualcuno che chiacchiererà. Qualcuno l'ha già scoperto, grazie Viper Arena Game. Grazie.
dicevo, qualcuno già lo sa perché qualcuno lo ha spoilerato, ma altri no. In the Lost in Back la Madonna. Va bene. Intanto rimo sugli alert. Buongiorno. Buongiorno Gianmichael, buongiorno Arcalex, buongiorno Viper, buongiorno Giacomo, buongiorno Yuka. Chi? Cosa? Buongiorno Drago Spyro, buongiorno a Baba Chi? Ah no, Baba Lucy, va bene. Ciao Baba Lucy, buongiorno. Buongiorno a Tony DMA, buongiorno a Rita Levi, Mortal Kombat. Buongiorno anche a... aspetta che devo usare il suo ignorant Luca. Ma perché già i buongiorni così? Dobbiamo già... No, con calma, mancano 6 minuti qua sopra. 6 minuti. Questo è perché mi dimentico ogni volta, signori. Comunque, allora, fermi il tele... Allora... Madonna santa, ogni volta. Eccolo! Il migliore! Buongiorno Nissan. Allora, avete rotto le balle, voi il telefono. Questo è un Apple. Si teletrasporta con me. Non penso... aggiornamento. Dios santo si chiama. Dios santo. Viene con me quando mi teletrasporto, ok? Oh, allora. Ragazzi, forse qualcuno lo ha capito. Numero 4. Non devi mai e poi mai chiedere scusa. Diglielo, Rita. Più importante. Aspetta. Wow, è figo. Ah, cacchio, ero rimasto di là. Non di qua, cazzo. Nissan. A parte di Nissan, te devi dare una calmata perché sono 32 abbonamenti che hai regalato. Io, no, Oh, no. Bastardi. Rita. Porca miseria. Ma porca miseria. Allora, intanto grazie per aver regalato la sub a quella cretina là. Quella là che parla. Invece di bannarla questa, gli regaliamo le sub. Ma perché io vado a lei, mi banna, lei viene a me e gli regalate la sub? Ma come funziona? Allora, Dav. Aspetta, perché mo non funziona? No, aspetta, che è successo? Ah, oh, quanto ritardo. Oddio, ci sta Karim. Ah no, vero, quello lo abbiamo sempre, cap. Pa, te lo dico io, non so in perché. In the Lost in Back in Town. Whoa, che cosa ti avevo detto? Che sarebbe stata difficile oggi. Che ti avevo detto? Lo so che tu sei lì e ti vedo, cioè non ti vedo perché sennò ti spoilerò, ma io lo so che sei lì, te la stai ridendo di gusto, tantissimo di gusto. Io te l'avevo detto, guarda che sarebbe stato difficile oggi. Ma no! Cioè manco la musica, pure la musica si è rifiutata. Musica. Oh, comunque, parte la ma... In the Lost... In Becky Town, forse? Non lo so, scopriamolo adesso insieme. Probabilmente sarà arrivato. In the Lost in Becky Town. Wow, wow. Mi devi dire una cosa? Ma veramente? Non so cosa. Non so minimamente cosa. Posso? Sì, in chat. Perché solo in chat tu puoi. Dimmi. Ok, vai, dica. Grazie per l'osso, Giovincello. Lo dico in chat. Eh sì, perché... Ma non è vero! Non è vero! Maledetta, mi ha fottuto per la seconda volta oggi. Dallo! Ma se mi rispondi! Ma certo che non mi si sente! Ma lo so che non mi si sente! Mi sono mutato anch'io! Aspetta, nel senso che scatto? Questo è un problema. Perché scatto? Non funziona così la vita, Scusate. Come faccio adesso? Io se apro OBS, se apro Discord, vedono tutti. Eh,
Ma voi in live mi sentite bene, immagino, vero? No, lo so, ho capito qual è il problema. Gli effetti a sorpresa che escono bene, devo dire. No, Savonese, no, in realtà no, credo che sia seria. Però non so spiegare, non posso spiegare. Facciamo così, tu dall'altra parte che credi che è, controlla intanto se magari sai, alzi e abbassi il volume continuamente. Se invece dopo continuano i problemi, proviamo a risolverli, ok? Magari fino a mezzogiorno, circa, poi c'è la sigla e poi si parla. E che casino oggi, perché funzionava prima. Nel senso, ha sempre funzionato, ma oggi è diverso. Allora, no, lo so, funziona tutto molto molto bene. Che ti avevo detto? Non si possono fare le cose programmate, non funziona così, soprattutto con me, non funziona così. Sigla. Ah, già, la sigla non c'è perché è coperta da copyright e quindi la canto io. Oh, la lascia, voilà. Guarda quanta bella gente che c'è, guarda con tutti questi bellissimi, wow, godetevi le live, tra poco si comincia. Sigla, ah, trrr, cin, trrr. Trunci. Complete. Mise misery. Wow. Vaffanculo copyright. Oh. 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 Ma perché io campo così? Buongiorno. Buongiorno a tutti. Forse è meglio mettere della musica vera. Buongiorno e benvenuti. Questa è struttura vecchia, come citazione un po' vecchia. Ragazzi, sì. Allora, tutto vinceremo. E sapete che cosa vincerà oggi? Visto che abbiamo un ospite, i suoni che non ci saranno, ragazzi. Momento. È l'ultimo suono di giornata, oggi l'abbiamo sentito. Che bella la vita. Ok, togliamo la sigla, togliamo tutto. Grazie Jax. Allora, oggi niente suoni perché abbiamo un ospite. Quando ci capitano gli ospiti in questo canale? Infatti, tanto non siamo abituati ad avere ospiti in questo canale. Credo di averne avuti due nell'arco di tre anni. Se escludiamo Carla, che è comunque un ospite più che attiva e presente, perché ovviamente qua c'è una questione di collaborazione fraterna quasi. Tolta lei, non credo di averne mai avuti più di tanti. Uno è Babbalusi, ha smesso di fare live. L'altro è Tenkar e ha smesso di fare schifo, ha deciso di diventare bravo in Pokémon e mi ha fatto un culo così. Quindi mi toccava un'altra persona. Per forza, cioè dovevamo testare, prima o poi doveva capitare questo momento. Il problema cos'è? Ciao babba. Il problema cos'è? È che pare che questa persona abbia dei problemi o meno. Che cosa? Chi? Quando? Perché si è fermata la musica? Perché si ferma la musica? Ho fatto qualcosa. Ma perché? Vabbè, pare che questa persona non mi senta molto bene. Quindi adesso mi muterò. Smuterò e scopriamo se per caso ci sono. Oggi va andrà a merda, tu non hai manco idea. Facciamo una cosa, cambiamo la schermata. Questa ce l'ho. Credo, sì, scena 1 per forza. E andiamo a parlare. Ma prima proviamo a parlare con l'ospite di oggi. Jax, tu che sai, cambia il titolo now. Non c'è. Perché non si vede? Aspetta. Dove minchia è? Ah. Mi dis... Aspetta, il tuo microfono sta 30 secondi dalla prima... Ecco perché mi si ferma... Perché? Ciao! Ciao, Yukari, però aspetta. Io mi devo... Io ti sento. Buongiorno, tu come... Sei appena svegliata 10 minuti fa. Sei, non ti sento! È stato il pre-live più bello della mia vita. Perché sentivo tipo no. Ma adesso mi senti? Più o meno. Perché tipo, qua mi dice il tuo microfono sta trasmettendo da 30 secondi.
Non so cosa voglia dire questa cosa. La riproduzione di Spotify è stata interrotta. Anche questo non ho capito, Discord, cosa voglia dire. Cioè, mi interrompe Spotify perché non sto parlando. Che cazzo vuol dire? Che cosa vuol dire? Oh no, non ho capito niente. Fils, ma allora lei mi fa... E allora stoppiamo Spotify. Io rimetto. Aspetta, ho stoppato Spotify. Aspetta, stai calma, aspetta. Mo come mi senti? Ti sento... Allora facciamo un'altra cosa, ti richiamo. No, che se no impazzisce tutto, non chiamare su Discord di nuovo, ti sento quasi. Ma no, ma perché dovrebbe mai impazzire? Ma quando mai succede questo? Dicono che sono bassina, d'altronde sono alta soltanto 1,73 m. Ah, no, cacchio, 3 centimetri più di me, non va bene. Alzami un po'. Ti ho alzato tutta, dovrebbero sentirti meglio. Pronto! Caputtana! Ah, l'hai sentita questa? L'hai sentita? Ok. Pronto! Va bene, allora, io avrei spento Spotify, ma è un po' triste senza Spotify, però riproviamo. Tu come mi senti? Faccio io le canzoni. Quali erano le tue canzoni? Oh, I've been somewhere and in Brent. Sì, proprio quella. Allora, domanda. Tu adesso mi senti bene perché Spotify è spento? Questo dipende da Spotify, in realtà. Non credo che dipenda da Sto questo. Sto vedendo dipende un attimo quale cosa potrebbe rompere le balle, ma non... Discord, no, ovviamente. Se avevi Spotify aperto, era quello il problema. Ora io alzerò un sacchissimo la priorità di Discord, ma proprio tanto. Quanto è fatto di Alzami me. La priorità, Phil. Alzo la priorità. Priorità, forza! Aspetta! Sto guardando così tanto che la mia vicina di casa ha detto sì, alzala sta priorità, forza! Allora, aspetta che non lo trovo mica Discord qua. Perché? Ah, eccolo qua. Ok. Aspetta, madonna, Sand. Buongiorno comunque, signore. Questo è l'inizio... Ma perché EveryRai non ha questi problemi? Perché EveryRai è EveryRai. Quindi ci sta. EveryRai, però. EveryRai! Signori, aspetta, scusami se prendo il controllo. Fai il cazzo che ti pare. Signori. Io adesso mi apro un canale che si chiama EveryRai. Se mi copiate l'EveryRai, vi denuncio alle autorità competenti. Fermi! Io non trovo il Bene. Minchia di Discord. Oh, l'ho trovato. Allora, qual è? Ok. Priorità alta. Quindi forse adesso mi senti più meglio assai. Ti sento come prima. Ti sento esattamente come... Va bene, Dai, quale potrebbe essere il problema? No, sto cercando di capire quale potrebbe. Ma aspetta, mi dispiace, rischiamocela. Stacco la chiamata e ti richiamo. Ciao, è stato bello. Ok. Chiudo e riapro Discord. Faccio ancora di peggio. Fermi. Chiudo e riapro Discord. Tra l'altro, EveryRai, nel senso che era uno. Una volta un tizio ce l'aveva, poi non c'è più perché EveryRai. Comunque, allora, riproviamoci. Riprova e conto. Modalità streamer attiva. Ok, è fin qua. Ce la facciamo. Ma non risponde. Ancora. Ok, forse mi senti meglio mo. Ti sento uguale a prima. Ma porca, in the lost, in back in town. Perché si sentono ancora gli alert? Ti sento bene, basta così. Ok. Ragazzi, siccome probabilmente... Allora, uso la scusa del podcast. Siccome io questa live la vorrei fare in stile podcast, tolgo gli alert. Hai visto? Ma l'hai tolto prima, no? Però ogni schermata devo toglierli. Ed ogni volta mi fregano. C'è sempre che la schermata che li ho tenuti. No. Ma io non mi vedo. Io avevo scritto il messaggio per te e non mi vedo. Io lo vedo. Ah, è vero, non ti vedo. Perché ovviamente OBS è simpatico. Allora, aspetta. Ragazzi, così finirà la live di Phil. Dovrebbe vedersi adesso. Eccola qua. Ok. Perfetto. Cancello spot. Io sto disboscando una foresta. Esatto. Allora, piccolo super annuncio. Jax, moderazione, gente bella. Se arrivano follow, se arrivano host, se arrivano raid, se arrivano tante cose belle, avvisatemi perché gli alert sono in questa schermata e poi anche nelle altre quando poi la cambierò perché mi dimentico. Per il momento disattivati perché parleremo e se mentre stiamo parlando lei non sente, tra l'altro io lei non la devo vedere.
Ah no, no, cacchio. Non guardare, che non essendo stati... No, perché sono un bordello. Ok, no, ok. Lei non sentirà In The Lost, in Back in Town, quindi sarebbe un po' difficile comunicare. Wow, wow. Ecco, però esatto. Possiamo fare un duetto, cioè scusami, Twitch, bannami questo, Twitch, vai. Bannami questo, brava. Ecco, l'hashtag bannami questo credo che non funzioni su Twitch, probabilmente la prende come una sfida. Oh no. Oh, ok, no, allora i 10 minuti che sto qui ti ho già fatto bannare il canale potenzialmente, pensa. Ma è una cosa positiva, è una cosa positiva perché dobbiamo diventare famosi in qualche modo, ragazzi, dai, esatto, su dai. Prima allora. Che male fatto bannare da una che è stata invitata così. Ah, intanto l'abbiamo deciso all'ultimo questa roba qua e infatti si vede quanto è stato fatto a cacchio di cane tutto, però importantissimo, chi è questa persona qua? Mi dicono che devo avvicinare il mic, tra l'altro. Lei avvicini tutto. Pronto. 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 Però lei si sente sempre meglio sto microfono. Io devo capirlo perché lei ce l'ha impostato meglio del mio. Ma come... La voce io non la posso cambiare perché è la mia. Ho anche il cavo rotto, fra l'altro. Quindi allora devo romperlo anch'io, per forza. Quella è la soluzione. Rompi il cavo, rompi tutto in live, dai. Lo faccio in live, me lo mordo, ma non vai. Adesso. Lo allora. Faccio per voi. Vai, parla. No. Ok, fermi. Allora, stavo dicendo, ordine. Chi ordine. È questa persona qua? Lei è Yukali. Che ci fa qui? Ha guardato anche lei la conferenza Sony PlayStation 5 ieri sera. E perché l'ho invitata? Perché boh... Che mi hai invitato, scusami. Me lo sto sai chiedendo che non lo adesso. So? Me lo stavo chiedendo. Boh, volevo qualche... Oh, volevo compagnia. Hai presente tipo i vecchi che vogliono un cane? Proviamo a farci una partita a briscola piuttosto. Ho capito, però il briscola competitivo poi uno si arrabbia e poi ti banni, ci bannano. Quindi vabbè, non fa niente, ci bannano, se ci bannerebbero anche per questo disegno che ma io sai ho fatto che dell'evento. In piccolino piccolino, io non vorrei dirtelo, Yukali, te lo dico adesso, quel disegnino là, in piccolino, visto da lontano, sembra una fagiana. Le lo volevo dire anche prima, ma ho detto, ma perché? Ve lo dico in live, è molto più bello. Quindi, Yukali disegna le fagiane PS5. E guardate, ecco, potete vedere... Potreste dire... Comincio a creare un po' di dissing. Potreste dirmi il contrario sull'originale. Dai, vi sfido a dire il contrario. Abbiamo appena scoperto che PS5 ha preso spunto da una fagiana. Dillo! È quello! Sony PlayStation, grazie perché hai donato ai videogiocatori una fagiana perché... Esatto, la cosa più desiderata da... non lo so. Che fagiana hai visto? Che saluto in questo momento. Intanto ciao Revo, ciao a tutti, non funzionano i suoni, ve lo dico già. Saluto al volo, culo Revo, culo. No, la fagiana, che però vediamo, siccome in bianco e nero, è una fagiana in bianco e nero quella che ha fatto Yukali, ovviamente. È una fagiana antica, in bianco e nero, non c'era un altro molto antica da quel che vedo, comunque. non voglio andare nei dettagli, però se no, ci hai pensato bene a disegnarli i dettagli, hai fatto benissimo. Non siamo qui per fare una lezione di anatomia, siamo qui per parlare di questa. Esatto, sai che ci sta benissimo una Xbox in confronto, cioè messa a confronto l'Xbox nuova. Devo disegnarmi pure la Xbox. No, che io so già come te la disegni, poi non ci mettere due controller di fianco che è un casino. Lascio. Lasciamo all'immaginazione. Allora, intanto do il buongiorno a tutti quanti. Do il buongiorno a Jax, Viper, Giovincello, Rita Levi, Viper, Tony, insomma tutti quanti. Questa live in teoria non la volevo fare, no, cheat, era una vita che volevo dire questa cosa. In realtà la volevo fare. Come sapete, negli anni scorsi abbiamo commentato le tre più di una volta. E quest'anno, non so se avete notato, nell'ultimo periodo c'è stato un problema di epidemia mondiale. Quindi veramente? Sì, così dicono. Secondo me è una fake news, almeno Trump dice così. Scusa, io ero con Jared Leto in... E io ero là col fratello quello scoreggione, Jared Peto. Seria, vado via. Ciao. Prima questo, poi... Oh, questo. Ciao Joe, che ha messo il follow, che sono gli alert sono disattivati. Ciao Joe, non pensavo manco che ti registrassi. Pensa un po', che figata. Bravo Joe. Portiamo la gente che non conosce Twitch su l'alert. Twitch. Sono come Rovazzi. Fammi l'alert adesso, perché sennò... In The Lost in Baking Town è l'altra. It's the power of love. Pons. It's the love. Andata. There, oh,
informazione di servizio, non posso più usare i suoni che usavo prima, gli alert che usavo prima quando arriva il follow come The Power of Love, perché c'è stato un problema di copyright e non si può più fare, quindi tutti i suoni sono stati modificati o in questo caso mutati per l'occasione. Perché questa è una live podcast, perché non mi chiamo Filmzo Live Podcast e poi vado in chat chatting. Occhiolino, oh. Occhiolino. Io mi chiamo Filmzo Live Cretino, quindi vado in podcast quando c'è da podcastare e oggi quando si parla. Come? Filmzo Live Cretino. Quando hai cambiato il nickname che si chiama solo Filmzo Lives? È spoiler. Mi aggiungo il cretino. È spoiler. Ah, per la seconda generazione di Filmzo Live. Assolutamente sì. Sono la stagione 2. Quando finirà la stagione 1? Mi ritroverete con un secondo account, probabilmente. Allora, brutta frecciatina. Però è vera, Rita. Comunque, non me ne frega niente di chi fa i podcast, quelli fatti male. Ma facciamo il nostro di podcast. Allora, quest'anno ci manca. Andrà malissimo. È da stamattina dice, ma io non so un cazzo. Sembrava a me quando andavo a scuola. Ma perché? Non mi interrogare, io non so un cazzo, io non ho studiato. Hai fatto bene. Sembro io nella mia vita. Mi sveglio e dico, ma io non so un cazzo, cioè, ma dove devo andare? Tra l'altro, ripeto, siccome non abbiamo fatto la marchetta, non so neanche... Sì, no, ce li ho messi gli alert. Mi fate una marchetta a Yukali che trovate in live su Twitch a gridare. Grida, gioca ai giochi belli e gioca anche ai giochi brutti. E quelli brutti per qualche motivo piacciono di più. Sono belli. Le persone ancora non hanno capito che hanno quel è ignorante Pepsi Man, ma gli alert non vanno, ragazzi, risparmiate i soldi, non buttatemi i soldi dall'aria, non vi preoccupate, posso, state buoni. Allora, Serpico, grazie per l'host. Non ci sono i suoni, vi ho fregato tutti quanti, c'è giusto un pelo di musica alla fine. Tu? Li adesso. Faccio io, sì, è certo, che cacchio l'ho tolto a fare? Che li faccio io ogni due che avevo risolto? E questo è intrattenimento, Filz, ho capito! It's the Lost in Pepsi... Ma allora lo metto in The Lost in Pepsi Man, così facciamo un mix. The Lost in Pepsi Man. Allora, cerchiamo di essere sì, certo, ordinati, un paio di balle. No, cerchiamo di spiegare la situazione. Intanto, appunto, come stavo dicendo, ho sempre fatto le tre, l'ho fatto coi cartacei gli anni scorsi, però... All'ultimo secondo, questa mattina, mi son detto, io lo voglio fare questa chiacchierata di PlayStation, però ho bisogno di qualcuno che abbia visto PlayStation, ma che io non conosca minimamente la sua opinione. Perché ieri l'abbiamo visto tra l'altro con i cartacei, e so l'opinione un po' di tutti, su Discord ci siamo messi lì a parlare, ma io di Yukali non so un cazzo di quello che è. In generale. Io sono arrivata qui sul tuo canale, dici, ma chi cazzo sei? Sono io, cazzo. Ma infatti, sei infiltrata qui. No, io veramente non so niente della sua opinione, e quindi mi piacerebbe scoprire con lei, intanto la sua opinione con calma, pezzo per pezzo, perché ragazzi, io mi sono segnato tutto. Ho mandato il mio, appunto, alla signorina Yukali, che non so se poi ha letto, ma... Io ho letto. Probabilmente ha notato come io segno i miei appunti. Guarda, li segni sicuramente meglio di me, perché io li segnerei molto molto peggio. Ma fra l'altro, no, io ce l'avevo davanti una volta, adesso non ce l'ho più. È un problema, anch'io ce l'avevo davanti e non ce l'ho più. Bene, andiamo a caso. No, ok, eccolo qua. Allora, guarda, lo metto qui, tanto non credo che si veda. No, io lo vedo adesso. Sì, ma nel mio schermo di qua non penso che vediate nulla, perché è tutto bianco. Ok, allora, intanto prima di cominciare con pezzo per pezzo... tra l'altro, mi dispiace se non ho letto tutti quanti, vi leggerò tra una cosa, tra un argomento e l'altro, comunque vogliamo sapere assolutamente la vostra riguardo, ho visto gente che, wow, è fighissima, la voglio subito, e gente che, oh mio Dio, è meglio un PC di fascia alta. Io voglio sapere soprattutto la loro opinione al riguardo, dato che io ho un'opinione che probabilmente ti farà bannare veramente definitivamente dal canale, e probabilmente perdere tutti gli spettatori attuali che hai. Che va bene così, che funziona, no, su Twitch. No, non voglio rovinare le video altrui qua. Come no, l'hai già fatto. Allora, mentre voi mi scrivete intanto pareri a caldo, domanda numero uno, perché quella che si fa di solito alle persone che ospiti sono due le domande, pareri a caldo e progetti per il futuro, ma siccome dei progetti per il futuro di Ucraina me ne frega un cazzo. Io non ho progetti nemmeno per il pranzo. Esatto, anche perché per colpa mia non so quando pranzerai. Progetti per il futuro, sia... Dai, sì, no, aspetta.
No, pareri a caldo sia nella chat e Yukali. Ma Yukali la tengo buona in realtà. Yukali, non mi dire niente perché tanto me frega. Sto zitta. Basta. Cosa parli? Non fa. Non fa, non dico. Il parere a caldo, tra l'altro, l'ho già dato con questo disegno. Sì, tra l'altro, molto caldo. Quasi hot. Il mio disegno parla da sé su quanto mi sia piaciuto l'evento di ieri sera. Io dico solo una cosa. Parere a caldo dopo la live? Meme. Non so perché, ma la prima cosa che la gente pensa è: mi guardo il design o creo un meme su di esso? Creo un meme su di esso ed è fantastico. Penso che la prima cosa che abbiano fatto tutti quanti è creare i memini. Sì, 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 devo arrivare prima degli altri. Ragazzi, io avevo il telefono in mano perché stavo mezza addormentata e mezza distrutta ieri sera mentre guardavo la live. Avevo il telefono in mano 30 secondi dopo. Sono andata su Facebook e già c'erano 110 no, memini. No, è incredibile. Tutti avete fatto in 30 secondi, è lo sapevate prima. No, per forza, per forza. Addirittura Boss Logic, non so se lo conoscete, un ragazzo, un grafico che ha creato la grafica di Assassin's Creed, ha creato dopo neanche mezz'ora due alternative, una cover Spider-Man e una in versione nera, che come ha fatto, insomma. Io non so come abbiano, cioè io da grafico non so come ci siano riusciti, perché è veramente fatta bene. Uguale a quella che ha fatto. Allora, diciamo... Dica. Però le ha create, nel senso, ha creato due versioni fighe, non due memini. No, fighe, ma proprio fatte bene. Cioè, cavolo, sembravano uscite da Sony stessa. Cioè, se Sony volesse prendere spunto da quel concept, ma ci fa un sacco di soldi. Dai, fare nera e con Spider-Man. Sony su questo ieri veramente ha dato il massimo di sé con tutti gli effettini. Madonna, grandi. Madonna santa. L'altra proprio per dire guarda, ci abbiamo la putè. Abbiamo la putè, che tra l'altro io per tutto il tempo, e vorrei chiedere alla chat se per caso anche loro hanno pensato a sta cosa, io ho visto da Sony direttamente, quindi non c'era il problema di che ne so, della perdita di qualità dallo streaming, e non so perché soprattutto il giapponese inizio, il primo sviluppatore, l'abbiamo detto tutti. Ok, allora non è solo stata solo mia. Sembravano tutti realizzati in computer grafica. L'abbiamo detto tutti quanti. Io praticamente anche stamattina ho letto, mentre stavo sorseggiando il mio caffè, il mio 102esimo caffè mattutino, ho visto un sacco di gente che si chiedeva: ma le persone che presentavano le robe, soprattutto quello di che cacchio era, quel gioco di auto, mi ricordo manco. Gran Turismo. Era Gran Turismo. Il signore giapponese, perché mi pare fosse giapponese, è, ragazzi, io sono sicura, quello era fatto computer. Era sì, secondo me è morto in realtà. E siccome gli serviva l'ultimo uomo, che poi doveva essere il primo, lo hanno messo in computer. Hanno fatto come Leila in Star Wars e come tanti altri. Cioè, e secondo me è morto durante la progettazione di PS5. Ha detto: aspetta, non possiamo hanno dire che è morto un tizio mentre lavora. Hanno fatto quando hanno tolto i baffetti a Superman. Esatto, al tizio, a coso. È la stessa cosa. A Geralt. Esatto. Ormai Geralt. Ok, allora. Già aumentato un po' la chat. Allora, se invece di perdere con tutti quegli effetti facevano due giochi fatti bene, era meglio. Addirittura, Ignorant, lui non è contento dei giochi usciti. Almeno per ora, a livello visivo, perché non si è visto un gran cacchio a livello gameplay. Luca, ti do un bacino, però il manga tra me e te, io la penso quasi uguale, io dico quasi, però la penso quasi uguale, ti do un bacino. Allora io direi, facciamo una cosa, andiamo per ordine, intanto mi leggo ancora due robe, due persone erano per certo in CGI, dice Gian Michael, io allora, uno sono la convinto. Prima sono sicura che fosse in CGI, sicura al 100%. Ma sai cos'è? Io ho pensato a un certo punto, secondo me la bomba che vogliono lanciare a fine di tutta sta cosa è: sì, avete visto i giochi, finto! Ma è tutto finto, non esiste nessuno che ci ha creato. erano riprese separate in ambienti e luci diverse per rendere più omogenee le interviste, hanno messo filtri molto pesanti. Sì, ma un conto è il filtro pesante, un conto è sembrare uscito da The Last of Us 2, Savonese. Cioè, ti giuro, mi sembravano... alcuni finti, alcuni terribilmente veri. Se andavi a vedere il tizio di NBA tutto sudato, e poi parleremo anche del tizio di NBA, non era tanto differente dal giapponese all'inizio. Esatto. A livello grafico, cioè la bomba poteva essere a fine live: ragazzi, tutti i nostri sviluppatori che vi hanno appena parlato sono stati ricreati in CGI, perché noi non ce l'abbiamo esistono. Lungo
Era figo. Che a parte, voglio dire una cosa, io non so se l'hai letto. Ciao, parlando di cose che lunghe, di persone che ce l'hanno lungo, la Microsoft stamattina ha fatto i complimenti alla non ho letto non ha fatto i complimenti alla PS5 per il suo evento, buttando letteralmente il pisellino sul tavolo dicendo beh, ricordiamo che Microsoft ha presentato la sua console con un tizio uscito da MTV in una sala bianca, quindi devo dire GG per... No, però mi è piaciuto tantissimo il burn che hanno fatto con il finto commentino. Bella la vostra conferenza! E noi ricordiamo che i giochi che avete visto ieri girano anche sulla nostra Xbox Bros nuova, che è la più fica dell'universo! Compratela! Compratela now! Ok, allora... andiamo per punti, intanto la chat è super agguerrita, ma fermi, ci sarà tempo e luogo, andiamo per punti così voi potete rispondere pian piano, perché c'è uno che dice il gioco è una merda, i giochi sono una merda, la console è figa ma sembra una caffettiera. Andiamo con ordine, partiamo dalle prime cose, andiamo punto per punto a quello che si è visto a questa super mega conferenza. Pre-live. C'era il logo. C'era un logo enorme che doveva dire, oh raga, dovete stare qui almeno 12 ore prima che cominciamo, prendete i popcorn. Fate la cacca. Per la Death Stranding. Allora, finisce il countdown, finisce tutto. Cosa mostrano per prima cosa in assoluto? Una carrellata di giochi PlayStation dalla PlayStation 1 in poi. Ci sta. Ok. Onesto. Il primo gioco che vogliono mostrare... che altro. Il primo gioco che vogliono mostrare... uno si aspetta, minchia, adesso esce. GTA C, ancora. GTA 5. Okay. Ma non avete ancora... non siete ancora sazi. Partono a bomba, adesso lanciano chissà che roba. Io intanto aumento un po' il game. Dicono che si sente a scatti e male. No, si sentiva bene. Non lo so, non ne ho idea. Io stavo pensando... ecco, Tony diceva, stavo pensando a GTA 6. Ma che... è ovvio, no, tutti vanno a pensare a quello. Spremiamo ancora un po' GTA 5, perché sì, perché... no, Z3ello, ti prego, no. Oh, sì, Z3ello. Oh. sì, tra poco, non ti preoccupare. Quando Phil meno se lo aspetta, perché altrimenti così è troppo... adesso me l'aspetto, posso mutarlo in tempo record. Ah! Bastarda. Ok. Io. Ok, torniamo. Mannaggia tutto. GTA 5, perché mi mostri GTA 5? Perché signori, avete comprato GTA 5 su PlayStation 3, avete comprato GTA 5 su PlayStation 4, avete comprato per la terza volta GTA 5 su PC e allora ricompratela anche su PlayStation 5, perché noi di fare un gioco nuovo non ne abbiamo la minima intenzione, dovete ricomprare quello vecchio, continuate a fare gli RP, a noi ci basta! Cioè, ma allora, per me sta cosa, che poi fra l'altro hanno detto che metteranno una nuova versione... per PS5 che ha qualche cazzariello in più, qualche modifica, qualche dettaglio in più, bellissimo. Io voglio sapere, sono soltanto un po' curiosa di sapere il prezzo a cui la metteranno, perché se lo spacciano come gioco tipo, tra virgolette, nuovo, e quindi ce lo spacciano a 70... esatto, a 70 euro, io gli do una testata, prima di tutto a quelli della Rockstar, e poi pure a quelli di PS5 che hanno avuto la brutta cosa, però secondo me i soldi li hanno presi. Dice Savonese che è gratis. Allora, io sapevo che i giochi PS4 su PS5 in teoria saranno trasportabili, se non mi ricordo male, ragazzi in chat, confermatemi, io avevo sentito questa notizia, cioè si potrà giocare giochi PS4 migliorati graficamente, quindi io mi immagino che effettivamente sia semplicemente un potrei giocare al gioco che avevi su PS4, quindi non ricomprarlo, però a grafica migliorata come tutti i giochi PS4. Ok, allora mi ricordavo dall'annuncio, però non sembrava così. Dall'annuncio che hanno fatto era il multiplayer sarà gratuito, non mi ricordo per quanto tempo o se per sempre, però il multiplayer sarà gratuito, ma il gioco lo devi prendere. Anche per me, anche io ho questo dubbio, però il problema qual è? È che io, avendo giocato a 1200 ore su GTA 5, io so a che cosa si riferisce con GTA 5 espanso e migliorato. Il migliorato graficamente, ok, tutto molto bello. L'espanso è che semplicemente faranno quello che stanno facendo adesso, aggiungere ancora DLC. Non credo che aggiungeranno, anche se una volta si diceva arriverà un DLC della campagna che aggiungerà storia, poi hanno detto ma che cacchio, ma tanto questi giocano GTA Online, ma che cacchio gliene frega questi della campagna? Sì, forse, ma alla fine, esatto, alla fine. Quindi l'hanno mollata lì la cosa. No, ma figurati, ma anche io, perché anche se a me
la campagna se mi mettessi un DLC. Non l'ho mai provata, in realtà non l'ho mai provata perché non ho avuto voglia slash tempo, perché io poi mi buttai direttamente sull'online perché volevo provare l'esperienza. Beh, online. Certo. L'online l'ho giocato parecchio, l'online l'ho giocato per 4-5 mesi ininterrottamente, sì. Mi è piaciuto da morire, però la trama tutti quanti mi hanno detto guarda, gioca la cazzo, è bellissima. Devo dire che 60 ore di gioco se te li godi, per quanto mi riguarda te li godi. Io l'ho giocato al day one circa, quindi la prima, per le prime settimane non potevi giocare online, eri obbligato a giocare la storia, quindi non potevi farci niente. Su PlayStation 2 ho giocato, quindi comunque castrato. La Rockstar dovrebbe mettere il XXXX del cross save. Beh sì, ci sarà sicuramente, dai, non penso, è collegato all'account Rockstar. Se così non è, raga, no, ma per forza sarà così. È vero, ma poi fra l'altro è gratis su PC, è uscito gratis su PC, mi sì, pare. Tra l'altro è uscito gratis su PC, quindi non... Vabbè, ma possiamo anche andare oltre, cioè, semplicemente hanno mostrato GTA 5. Non era una roba con cui cominciare, probabilmente, magari... Forse sì, nel senso, c'è questa roba qua, dove la mettiamo? Se la mettiamo a metà la gente si incazza, se la mettiamo alla fine la gente si incazza. La mettiamo all'inizio così la gente si incazza ma poi si dimentica. Serviva come apertura perché i soldi sono caduti e quindi perché no? Forse. Cioè, ma vabbè, ci stava, sono partiti tranquillini perché poi le cose più cicciose le hanno messe per la fine. Qua dicono PC Master Race, ma assolutamente d'accordo, ma non conviene al momento neanche stare a mettere a confronto, visto che non abbiamo veramente visto nulla se non cinematiche, quindi... Cinematic, anche la Blizzard con Diablo su Switch ti fa vedere i pori della pelle, poi vi vai a giocare un'altra roba, quindi... Sulle cinematiche, vabbè, bello, io ancora non ho rivisto i trailer in realtà, perché vorrei vedermi anche i trailer in 4K, però io se lo metto a 4K esplode OBS oggi, però... No, mi sa che se metti le cose al massimo, veramente... Io, guarda, in realtà volevo mostrare i trailer, però ho visto che a te dà problemi Discord a livello di vocale, ho paura che mostrando un video non mi senti più, però... Al massimo ti esplode il PC e io dico robe, cioè rimango io in live, a te esplode il PC e io comincio, non lo so, a boicottare il canale. E che problema c'è? Tu può dire film maratona. Io non ho... Jax, me la puoi bannare? Ma tanto che cacchio le cambia qua. Ok. Al massimo ti dà chiamata. Sì, già un miracolo che mi stai sentendo. Allora, Jamichael Cacati, no, fermi, state zitti, non vi sto... Parliamo di PlayStation, mannaggia. Allora, parliamo di PlayStation 5, forza. Non la fagiana, però ricordiamo che la fagiana... Lo so che la gente vorrebbe parlare anche di quella, ma ci sono altri luoghi per farlo. Allora... Io te la metto qui per un minuto, così diventa l'anteprima della tua live. Mamma mia, anch'io faccio questo giochino. Anche io lo faccio questo giochino dell'anteprima, mamma mia. Brava. Creiamo la thumbnail del canale. Allora, ho segnato che Gordon Ramsay a un certo punto si è messo a parlare di GTA 5, quindi possiamo parlarne oltre. Sai che infatti io di Gordon Ramsay non mi ricordo, non vorrei... Allora, vediamo se riesco a farti vedere Gordon Ramsay. Gordon Ramsay non ne ho memoria, secondo me ero in... Ti vado a prendere proprio la conferenza PS5 a sto punto, così abbiamo tutta la conferenza. Allora... PlayStation 11 ci milioni, sta, sarà mai questa da 11 milioni? Ma chi lo sa, lo scopriamo. Allora... Mostriamo. Io sento degli spari qui. Che cosa è successo? Tu senti degli spari? Com'è possibile sentire degli spari? Non lo so, siamo... No, allora. Allora, abbiamo qua Gordon Ramsay. Ciao Davido, ciao belli. Adesso parte, adesso vi faccio vedere tutto. Fatemi vedere il Gordon Ramsay. Ok, il game over. Ma secondo me... Sottofondo. Ma era tutto? È tutta la sconferenza? Sì, qua è tutta. Allora, a un certo punto spunta Gordon Ramsay qua. No, ancora è lui, è quello? È lui o non è lui? Ma certo che è lui! Ma non c'è la parte di GTA 5? Ah, sì, qua. Qua. Allora, qua c'è GTA 5, poi parte tutto quello che devi fare. E mannaggia tutto però, perché non funziona questa... Qua, c'ero Gordon Ramsay, a un certo punto c'è. Io non vi sto vedendo sempre in ritardo, quindi scusami. No, è nell'anteprima, ma non arriva... Dopo 10 minuti e mezzo, però vabbè, ciao, io sto vedendo che arriva il 2021 per PlayStation 5, bla bla bla, cacchi e baffi. Io volevo farvi vedere Gordon Ramsay, ma eccolo. Niente, non si vede.
Non so perché, vede, nell'anteprima sotto c'è, ma quando lo vai a vedere no, lo hanno tagliato. Secondo me lo hanno tagliato. Tu fermo, lascialo. Ah no, invece già hanno... No, è GTA 5. A fine trailer spunta guardonanza. Vabbè, comunque GTA 5. A fine trailer, tu lascialo passare. Silenziami il suono e sì, vediamo. Sì, infatti per il momento, vabbè, tanto capirai. Vabbè, abbiamo... Che poi a me ora... Guardando due robe, non mi sembra tanto diverso dalle vecchie. Però sarò io che sono maligno. Però a me sembra uguale all'altro a livello grafico. Ma non lo so, ma infatti prima di parlare di queste cose qui, secondo me si deve aspettare qualche altra robina uscita per PS5, cioè qualche altro annuncio che faranno. Perché questo comunque è stato il primo evento di presentazione con robe fatti. Si sa ancora poco, perché comunque alla fine... hanno detto, per quanto riguarda i giochi, date sono state molto vaghe, tipo qualcosina che forse uscirà appena con il lancio della PS5, altre che usciranno tipo nel 2022. Ho visto roba che usciva pure nel 2022. Sì, 2021? Ah no, quella è un'altra roba che purtroppo non l'hanno presentata. Questo di GTA è 2021, per esempio. Sì. Vabbè, qua hanno iniziato a parlare a un certo punto. Ha iniziato ufficialmente la conferenza dove ovviamente... Parlando di sto benedetto GTA 5, io Gordon Ramsay adesso dovrebbe spuntare, poi andiamo, schippiamo direttamente avanti, perché sennò siamo un'ora a vedere 1 milione GTA cash, grazie, che equivale a 10 euro ormai in quel gioco lì. Inizia a parlare Gordon Ramsay, seguito da un fascio blu. E qui inizia un attimo il pippone del... Ragazzi, ci abbiamo tutto il tempo. Questi template che abbiamo fatto fare a un ragazzino di 12 anni con i nostri loghi. Guardate quanto è bello. Guardate quanto è bello. È bello, però, quality. Comincia proprio così, facendoti vedere, semplicemente ricordandoti che... Eccolo Gordon Ramsay. Che tra l'altro l'hanno mutato, da quel che sento. Non si sente. Si chiama in realtà Ryan. Oddio, ma... Non sto capendo, sento l'audio ritardissimo. Probabilmente manco questo sanno fare nel team. Ma come è stato montato? Ma non dico! Vabbè. Non dico, bravi! No, bravi. Aspetta, scegliamo un'altra... Vabbè, ma penso che questa sia quella ufficiale, no? Quella ufficiale è in ritardo, perché si sentiva Spider mentre parlava Gordon Ramsay. No. E Jim, della vita secondo Jim. Per favore, parliamone. Parliamo swappi qua. Ok, ci riproviamo. Sono le pubblicità all'improvviso. Questo è giusto, va bene questo. Qui GTA 5, abbiamo Gordon Ramsay. Si sente? Oh, questo è in tempo reale, perfetto. E poi spunta il primo gioco di oggi. Esatto. Adesso arriverà. Ok. Qua dobbiamo parlarne un pochino, poi dopo metterò in pausa, allora facciamo sentire un pochino. Al massimo ne parli tu, perché io poi, vabbè, io poi ti dico, al massimo sì, ne parli sì, tu. Sì, assolutamente. No, vabbè, io la mia idea è che avrei voluto giocare al primo Spider-Man uscito su PS4, io non ho... Non l'hai giocato? No, io PS4 ce l'ho a casa, non la tocco mai, ok? Quindi penso che PS5 sarà la mia vera prima console PlayStation seria da giocare dopo la PlayStation 3. Se andrò a vivere per conto mio, se non mi attacco. E credo lo recupererei. Però, da quanto si è capito, per quanto Miles Morales, conosciuto da molti come il secondo Peter Parker, colui che è degno di essere un Peter Parker anche a livello narrativo, perché alla gente piace Miles Morales, piace come personaggio. Sì, è piaciuto parecchio. Quindi molto ci stava. Però non è un seguito di Spider-Man. Pare sia uno spin-off. Esatto, è un altro Spider-Man. Ma anche a livello di gioco, non credo che segua lo Spider-Man dell'anno scorso di PlayStation. Che senso? Che segua la trama? Perché che paura! Eccolo, è il signore in CGI! Ferma, tiratelo! Fermo, aspetta. Ragazzi, tiratelo! Palesemente fatto in CGI. Cioè, raga, cioè, due anni addirittura, ecco, due. Ragazzi, lui... E lì, cioè, è passato Miles Morales, wow, figate, poi, ma questo è fatto in CGI. Ora, non voglio sarà commentare minuto per minuto la conferenza, però parliamo 2 secondi di questa cosa qua. Se tutti questi tizi che parlavano fossero stati fatti in CGI, ragazzi, e alla fine avessero detto, ragazzi, abbiamo utilizzato i nostri sviluppatori, li abbiamo fatto fare il motion capture, eccetera, solo per mostrarvi la potenza di PlayStation 5, avrei detto GG.
Ma così non è. Forse l'unico motivo per cui questo sembra fatto in CGI, e vi faccio vedere, è perché lui in realtà è morto. Secondo ma no, lui. Ma no, dai! Ma povero signore! Come si chiama? Ma anche i movimenti! Tarashi Figashi? Anche i movimenti. Tarashi Figashi, credo che è quello che ha realizzato il concept del PlayStation 5. Cioè, raga, a me sembra Tarashi effettivamente Figashi in CGI, ragazzi. Non, vabbè, allora. Vediamo un attimo. Vediamo un attimo se io riesco a beccare, così almeno la vedo anche di qua. Vabbè, e riesco a fare le robe. Per il momento quindi lasciamo un attimo in pausa qua, così continuiamo a parlare per pezzo, poi se ci serve il video andiamo faccia, a vedere il video. Faccia, non si preoccupi. No, è che voglio vedere il signor Bigashi, Bagashi. Bigashi è morto, Bigashi, non c'è più. È una oh, no. Il caro Bigashi, che salutiamo. Oh, no. Io voglio vedere un attimo, eccolo qui, sono a Bigashi, un attimo, io, perché lo voglio riguardare anche io. No, io l'ho lasciato in pausa, no, ho sbagliato, scusate. A me sembra in computer grafica, ragazzi, sì, a me sembra effettivamente in computer grafica. Io posso dire che basta, è accertato. Sarebbe esploso l'internet con la tua teoria, ma sarebbe stato fighissimo, ma anche fosse stato uno. Ma l'hanno detto tanti in realtà, o forse l'hanno truccato così bene da farlo sembrare finto. O magari Kazunori Yamauchi. Magari proprio allora c'è un fattore. L'ultima volta che abbiamo visto la presentazione di PlayStation è stato quel fantastico momento in cui che non era una non è questa presentazione, cioè era una presentazione per gli sviluppatori, avevano esatto messo quei cartonati lì dietro. Tipo quello di Kojima. Esatto. C'erano questi cartonati neri e il tizio che guardate, parlava. Abbiamo un pubblico finto. No, ma la cosa divertente è che non erano, cioè 3 su 4 erano cartonati, uno si muoveva. Sì, 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 c'erano persone, effettivamente c'erano persone, due persone forse c'erano. Forse sì, non lo so. Cioè era stato tutto così paradossale. Qui al contrario ha detto "Vabbè, allora dai, va, facciamo il contrario". Hanno fatto tu direttamente il signore in CGI. Ciao, merda. Ciao belli ragazzi. Sono usciti anche articoli che dicevano che fossero in CGI, ve lo giuro sul gruppo. Sì, ma adesso mi vuoi dire che io devo aprire anche WhatsApp? Tu non hai idea. Lo apro io. Brava, brava, Yukari, brava. Vediamo un attimo. Quindi niente. Non hai buttato niente, John Michael, sei un falso. Sei falso, John Michael. Falso. False. Quindi niente, vabbè, a parte tutto. Dopo l'arrivo del signor CGI, hanno iniziato a parlare, vabbè, di Gran Turismo, non ve lo sto a far vedere, perché comunque non voglio far vedere tutti i trailer, perché sennò, considerando che sono già le 10:40, non finiremo mai. Non parliamo di Gran Turismo, perché se vogliamo parlare di Gran Turismo dovremmo dire brum brum, pimi, basta. Esattamente. Non voglio offendere chi ama Gran Turismo, io so che Gran Turismo è un gioco adorato da tutti quanti, tranne me, però va bene. Esatto. No, Jackson, posso aprire WhatsApp web perché non è configurato, dovrei star lì a mettere il codice a barre, è un casino, Jacksissimo. Poi, allora, Ratchet & Clank, l'unico okay gioco con gameplay. Se sì, mi no, non è vero, no, non è stato l'unico. No, c'è stato l'unico anche, Ghostwire, no, scusa, Ghostwire, sì. Qualche c'era anche quello dei due assassini che avevano il loop, quello? Che morivano, quello lì pure si è quello visto. Quello dagli sviluppatori di si è visto Sackboy di come si chiama, porca miseria, di Little Big Planet. Si è anche visto un po' di gameplay, è vero, no, gameplay di Stars, che pure ha avuto un po' di gameplay. Mamma mia, ecco, quello a me sa di quando uscì all'epoca su PlayStation 4 in esclusiva Rocket League gratis e poi l'hanno fatto uscire in tutte le altre console. Secondo me potrebbero fare la stessa cosa. Potrebbero fare la stessa cosa, farlo esclusiva PlayStation 4, non credo gratis perché è già diverso come concept. Ciao Fra Gamer. Poi però piazzarlo sulle altre console e PC in caso, perché merita. Raga, io non so se all'epoca giocavate a Destruction Derby, ma cavolo, è Destruction Derby / Fortnite. Potrebbe essere meritevole, ma potrebbe anche essere un gioco che dopo un po' rompe le balle, perché quello devi ammazzare gli altri con le auto, non è che... Però allora, a me le cose tamarre piacciono, questo è tamarrissimo, io ho visto il molto trailer, tamarro, ho detto, faccio vedere. Amarra, a me le auto non, la roba con le auto non mi piace, la roba in cui ci si deve scontrare con le auto mi piace ancora meno, però quello era tamarro, aveva quel retrogusto tamarrino bruttino che mi stuzzicava un po' la fantasia. Sì, concordo appieno, c'è anche la personalizzazione. Non so se sono
Decision Derby in modalità Overwatch. Aspetta, stavo laggando? No, io laggavo, io ho visto scattini. No, no. Ah, stai laggando a livello di immagine, sì, perché come vi ho detto, immaginavo questa cosa qua. Non è facile mostrare... Infatti non si vede, tra l'altro. No, no, fatemi chiudere i video. Niente video, ragazzi, se no non vedete più gli Yukari. Dai, tanto l'importante è che conoscete... Tanto l'avete vista tutti la conferenza. No, no, adesso... Non... sì, adesso torna facendo... normale. Stavo facendo il Piero Pelù della situazione. Niente, il mio corpo non cambia più. Mi dispiace, no. Signori. Niente. No, rimaniamo senza video perché sennò purtroppo Discord è un po' pesantino. Ma rimaniamo senza Yukala piuttosto. Tanto sta faccia di cazzo. Cioè, io mi sono manco preparato, mi sono manco truccato. Sono in pigiama. Cioè, ma neanche io sono vestito come ieri. Sei in pigiama, di... si vede. Cioè, okay. Nel senso, tu sei vestito sempre uguale perché tu vai a dormire così. Tu io vado a dormire così, esatto, esattamente. Una Yukala è laggante. Sì, no, abbiamo risolto. Niente, i video tanto bene o male li avete visti, quindi non stiamo a rimostrarvi i video. Anche Phil non si è truccato, è vero, è verissimo. Phil, però un po' di eyeliner te lo potevi mettere. C'hai ragione, però. Non volevo farti sfigurare. Un ospite di tale importanza come la... 5 qui. Ma volevo che dei due quella carina fossi tu. Io sono quello simpatico. Stai parlando sempre del disegno, vero? Ovviamente della Fagiana. Andiamo avanti allora. Sì, tutti che mi hanno detto che non sono truccato. Bravi. Avete mangiato tutti i cuccioloni originalità. Bravi. Ma torniamo a noi. Poi mi lasci? Che dice? Allora, tra i giochi che abbiamo visto, appunto Ratchet & Clank con multiverso, cosa che ha triggerato molte persone in positivo, secondo me, almeno mi è sembrato che ci fosse una sottospecie in multiverso. Sì. Mi sembra di aver capito così, ed è sembrava davvero molto carino. Io allora non sono super appassionata e super fan, però questo mi piaceva un sacco. Il trailer mi ha convinto tantissimo. E non vedo l'ora di poterlo quantomeno vedere di nuovo, perché sì. A provare Yay! che è praticamente poi... tuo Alert, è uno dei tuoi no, che poi ragazzi la gente crede che Yukali giochi semplicemente ai giochi del Kinder Pinguì, ma no, ma che te credi che io gioco solo ai giochi dei Kinder Pinguì? Che io stasera vi porto Laura e il mistero del diamante, perché a me piace Laura e il mistero del diamante. Si è messo agli atti questo, che a me piace davvero Laura e il mistero del diamante, sì. Ma io gioco anche roba bella ogni tanto. Facci degli esempi, visto che probabilmente fra un po' arriveremo a un tipo di gioco che, anzi, ce ne sono stati un paio. Final Fantasy, sì. Per favore, che quello fa più gioco bello di quello. C'hai ragione anche tu da quel punto di vista. Però ce n'è uno, ora non mi ricordo com'era, se era Jet. Ce n'era uno, aspetta, l'ho segnato. Che sembrava uscito da Kojima. Ovviamente non era Kojima, ma sapete quanto è fan la signorina Jet? Jet and Chill. Jet. E io non lo trovo, però aspetta, mi devo ricordare dove... Valla a rivedere tu, infatti. Purtroppo non possiamo mostrare le immagini. Ah, eccolo. In realtà questo qui era... penso sia un indie. Allora, per chi l'avesse visto, è il gioco dove inizia tutto con questa ragazza. A me sembrava un simulatore di viaggi nello spazio. Esatto. No, non era Jet, allora. No, non era Jet. No. Era Jet. Aspetta, qual era? Amica era Project Athia. Pragmata, mi sa. Sì, eccolo qua, Pragmata che era, dove vedevi questo tizio che sembrava uscito da Destiny 2, anzi no, sembrava Norman Reedus con la tuta di Iron Man bianca. Aspetta che devo riprendere un'altra volta il tutto di Pragmata, perché non... Ah sì, è vero, il tizio con la tuta da astronauzia, sì, effettivamente all'inizio sembrava un po'... Sì. Tant'è che ieri mi ricordo che in chat qualcuno ha cominciato a dire: ah, bello, Death Stranding 2. Esatto. A me l'unica cosa che ha colpito di quel trailer è stato il gatto cibernetico, che era molto molto pucci. Per il resto no, a me quello che ha colpito di quel trailer sono ancora nel 2020 i capelli che sembrano fatti di plastica, i capelli della bambina. Effettivamente sì, intanto qualcuno chiede dalla regia che eccolo. Fine ha fatto il cartone. Ma eccolo qua. Lo porto. Vorrei domandare a Yuka. Ah, ok. Sì. No. Adesso. Porca censura. È tutto storto. Sto cadendo. Appoggiati così a me. Fai danni.
fai sto danni. Ballando la Macarena, aiuto. Sto ballando. Vabbè, svieni, vai, svieni. Mamma, hai ormai dormito pure tu. Quell'uomo lì gli avete fatto le peggio cose. Cioè, il fatto che sia ancora in piedi è un miracolo. Io ho visto cose. Salti. Gli ho visto fare la frog splash dalla terza corda sul divano. È piegato male. Madonna. Tocca fare una remaster di quel cartellone là, di quella sagoma. Mi sono abbonato, ma non mi sottoscrive. C'è un Nautilus, quanto tempo! E non so cosa, come mai. Ah, io gli alert li ho disattivati. Cavolo, non lo mostra però. Non me lo mostra neanche nei feed. Vabbè, grazie, Nautilus. Probabilmente refrescia in caso. Refrescia. Ciao Jade, buongiorno Jade. Bene, bene, stiamo chiacchierando di quello che abbiamo visto ieri. Più o meno, ci stiamo provando a chiacchierare. Comunque sì, ora ho fatto dei capelli comunque. Adesso sì. Che stavo rivedendo il trailer di Pragmata, io ho questa cosa alla Capcom. Perché della Capcom, alla Capcom non sanno fare i capelli, non li hanno mai saputi fare i capelli alla Capcom. Io mi chiedo, facciamo un sondaggio, non è il mio canale, facciamo un sondaggio, Jax. Sai perché farlo? Secondo me alla Capcom non sanno fare i capelli? Perché andatevi a vedere tutti i giochi della Capcom, ditemi un gioco della Capcom. Scusa, aspetta, che sondaggio è? Perché secondo voi non sa? Come lo metti il sondaggio? Perché secondo voi non sanno? Cosa gli metti come risposta? Non lo so, inventati qualcosa. Jax, dovresti essere abituato. Dal latte la seconda risposta. Che cacchio dice? Sondaggio. Perché secondo voi non sanno fare i capelli quelli della Capcom? Risposta 1. Risposta 2 e risposta 3. Decidete voi. Allora, però il Zetadrello mi dice che Kenny Street Fighter aveva dei bei. Andiamo. Dai, almeno il Ken. Ma allora, io sai che cos'è? Non era a sto punto il motore. Allora, non era una cinematica a sto punto. Cioè, quello che avevo visto era una cinematica, ma col motore grafico di gioco. Perché se nella cinematica mi fai i capelli del genere, se il motore grafico è leggermente meno di quel gioco lì, c'è un problema di fondo. Poi io non mi voglio attaccare i capelli. Però la paglia direttamente. Sembrava veramente avere della paglia in testa. Però, a parte quello, sembrava uscito da un gioco di Kojima. Tanti hanno iniziato a dire: ah, Kojima Production. Il problema è che, sì, però, che palle, no, cioè, basta. L'unica cosa che ha in comune con i giochi di Kojima è che nel 3 non si capisce un cazzo. Esatto, esattamente. Quindi, io non so voi se vi siete fatti un'idea di Pragmata. È vero, abbiamo saltato tantissimo la scaletta, ma chi se ne frega. Andiamo a caso. Però non voglio anche un po' far parlare la chat, quindi vediamo cosa ne pensate voi di Pragmata. Cioè, vi ha colpito questo fantastico gioco futuristico? Circa. Magari se vuoi infilare il trailer, ci vuoi infilare il trailer nel frattempo, così si vede. Mando il link. Laghi tutta. Ah sì, lago tutta, non fa niente. Prova a metterlo nel secondo schermo, così loro lo vedono da qua. Ecco, non ti si vede più, mannaggia. Era fatta dalla P3. Ma in realtà molti giochi presenti. No, ma hai iniziato a laggare tantissimo. No. Oh no. No, non mi conviene. Ma purtroppo, raga, è già un miracolo che stiamo parlando. È già un miracolo che io lo stia sentendo. Guarda, sei pure bloccata. Ok. No. A posto. Non ti devo equalizzare. No? Sì. Non mi ha colpito, dice Kogwar. Sembrava un DLC di Destiny. È vero. No. Fragamer preferisce Stray. Aspetta, Stray? Ah, ma quello dove non si vede niente. Il gatto è un robot. C'era, allora spunta questo robot da sta porta. Quello col gatto. A me c'era il gatto, per me era già Game of the Year. Cioè. Perché? È vinta, fa, era vuoi vincere, fa. No, vabbè, a parte quello non è che... Non si capiva niente. Una pezza praticamente. Non credo ci siano problemi copyright per il trailer, Serpico, figurati. No, ma non siamo in ansia con il copyright, figurati. Gatto uguale Goti, dice Volpone. Stray è già gatto. Mio, ma veramente? Ma raga, ma com'è che meno mostrano dei giochi più voi li volete comprare? C'era la Cyberpunk che ha attirato molto in realtà. E il fatto che tu, cioè, non si sa niente. Tanto sondaggio aperto. Ha messo lui le risposte. Allora, perché secondo voi non sanno fare i capelli alla Capcom? Sondaggio numero 1, hanno perso la voglia. Era una supercazzola, Phil non si è truccato. Chiedilo a Kojima e secondo te lo so.
Votate, cioè, effettivamente. Oh, Jax è veramente il migliore comunque. Riesce a tirar fuori dal nulla le cose. Bravo Jax, bravo Jax. Intanto, guardi che tu non ti sei truccato, Phil, però la prossima volta non mi far fare queste figure barbine. Per favore, un po' di trucco, un po' di rossetto, un po' di mascara e tutto si risolve. Mamma mia, mi fa... Cos'è? Senti le voci come Giovanna d'Arco? No, mi è fischiato l'orecchio fortissimo. Questo è il karma. Questo è il karma. Dici le caccate. Dici le caccate. Ora sai come ci si sente essere vicini a te quando qualcuno grida. Pronto! Sapevo. Anzi, qualcuno ha detto è pure troppo calma, ma è perché la sto tenendo buona nel mio canale, vero? No, sono troppo calma in realtà perché sto ancora a dormire, ragazzi. Sì. Mamma, quanto mi stai odiando. Abituati. La cosa è questa. Tutti quanti mi chiedono sempre, ma Yugala, come fai ad arrivare alla sera che sei tutto... Io vivo al contrario, la sera mi sveglio e la mattina mi svacanto, per dire come lo svacantatore di piscine memico che esiste solo YouTube. Se la mattina io non so nemmeno come mi chiamo. E io invece faccio il contrario, la mattina faccio tutto quello energico, poi la sera sono morto. E quindi mi capita che mi trovate da Carla e rispondo a monosillabe, perché giustamente quello poi finisce. Ma io tutto il contrario, la sera mi sveglio, la sera divento esaurita. Però tipo per 4 ore massimo. Io ho una di 4 ore. Ah, non ce l'ho più, ah, è qua sotto. Andate a trovare anche Carla Cartacea, ovviamente. Ieri abbiamo ricominciato per Cooked. Ci sta con GeForce Now. No, immaginate avere queste due persone nella stessa stanza tutto il giorno. Quello carico la mattina, quella carica la sera. Boh, implode la casa in qualche modo. La sera ha già preso tante Pepsi e quindi è energica, probabilmente per quello. Ma da natrarmi? Vai a natrarti già, Michael. Ciao, bello, grazie di esserci stato. Ciao, buon vecchio Michael, 30. Natrati anche per me. Ma che cretino, ma che cretino, mannaggia tutto. Io la notte potrei costruire Roma in un giorno, la mattina... Ma ecco, con 11 civiltà diverse, caro Giovincello, te lo chiedo. No, per favore, basta, io non la sopporto più quella pubblicità, è diventata la mia ossessione. Io apro YouTube e si parte quella cosa. Dannazione. Allora, andiamo avanti. Mi dicevate Stray. Io ho scritto gatto e robot molto cyberpunk, boh, tra parentesi, uscita 2021. Tra l'altro di pochi ho scritto l'uscita, perché poi mi sono messo a parlare con Carla e quindi non seguivo manco i nomi di alcuni giochi. Ovviamente poi c'è stato il pippone sul SSD ultra veloce, il ray tracing, tutte le cose che già sappiamo e che comunque hanno poi mostrato con i diversi trailer, che comunque almeno a livello grafico ci sta, dobbiamo vedere quei caricamenti. Pare che con questo SSD voi non avrete il tempo di andare a pisciare fra un caricamento e l'altro. Immaginate, facile. Vi renderete conto di quanto erano fondamentali quei caricamenti. Vi renderete conto. Poi, vabbè, sviluppatori in computer grafica. Dopo sono spuntati altri sviluppatori che sembrano fatti in computer grafica. Non era il giapponese, ma qualcosa c'è. Returnal. Ho scritto interessante. Io ora non mi ricordo qual è Returnal. Adesso vado a cercare Returnal. Era quello con la tizia nello spazio che praticamente moriva e si risvegliava in una nuova epoca del... È vero. Forse posso farvi vedere le immagini. Forse posso farvi vedere quantomeno le immagini. Sì, le immagini, se non laghi, ve le faccio vedere ogni tanto. Ok. Returnal. Sì, Returnal. Effettivamente. E infatti anch'io ho pensato la stessa cosa. A un certo punto quando hai sputato ho detto ha a che fare con Prey in qualche modo. Però sì, allora queste cose futuristiche non è che mi esatto, esattamente. Anche a me, io a un certo punto ho perso un po' l'interesse, ma non perché sia fatto male o altro, è perché c'è quella... E qua si è visto. Sì, si è visto. Ma si vede anche quella contrapposizione fra mondo che ricordava lei e il mondo nuovo. Esatto. Ed era molto carina come cosa. Sì. Mi sto aspettando il parere solo su un gioco. Di Serpico, dai. Io voglio far parlare voi più che noi. Cioè, noi parliamo, ci sta. Cioè, voi al massimo diteci quali sono i giochi che magari vi hanno colpito particolarmente. Se vi ha colpito la PlayStation Fica. Cioè, sapete chi è la streamer? Yukali. La trovate sul suo canale. È questa. Qua. Resident Evil 8. Resident Evil 8. Allora, io quando ho visto il trailer ho pensato, cacchio, ma è un gioco su Van Helsing.
A me quello sembrava. Sì, ma manco in realtà. A me sembrava soltanto una minchiata assurda. Nel senso che... allora, non sono mai stata molto fan di Resident Evil. Mi sembra proprio una cosa molto simile al 7, che è stato forse quello che mi è piaciuto di meno. Troppo simile, troppo improntato con... Cioè, ha la stessa impronta del 7, che voi direte... vabbè, grazie al c'è quello dopo. A parte il fatto che mi cambiano sempre la faccia di Chris Freshfield, onestamente anche basta. Okay, io non so nemmeno più chi sono io e non so nemmeno più chi è Chris Freshfield. Io i Resident Evil non li ho quasi mai giocati. Ne ho giocato uno recentemente in live. Mi veniva da ridere, ma quello è un problema mio che ho con gli horror in live. Mentre la gente si spaventa, a me viene da ridere. Ma che horror guardi? Raga, guarda, amica mia, tu non hai visto quella live lì, ma ti posso assicurare che la gente mi diceva: continua a portarlo perché mi sto pisciando dalle risate. Ma non perché mi spaventassi, ma perché reagivo in un modo... Sembrava era comico tutto ciò. Cioè, la tizia che a un certo punto decide di impazzire, per me era comico, non riuscivo da spaventarmi. Poi vabbè, non l'ho più portato perché mi sono rotto le balle, però non riesco a godermi, cioè in live, fuori dai live probabilmente mi cago sotto tantissimo perché sono in silenzio, lì devo fare pagliaccio e mi viene da ridere a un certo punto. Io ho amato l'1, il 2, il 3 non mi è piaciuto ed ho mollato la serie. Ma più o meno io ho fatto come Zatrello, praticamente. Poi gli altri, cioè nel senso, gli altri li ho giochicchiati, che li ho guardati, li ho visti un pochino, li ho provati quel 2 giorni e poi ho detto, ah, basta, no. Ma perché, vabbè, quella è una cosa mia, perché non ci ho mai avuto molto feeling con il genere. Sì, ma pure io non li ho mai calcolati. Però c'è da dire che anche a suo giro, come accade con Resident Evil 7, te la fanno all'ultimo. Questo giochino lo possono portare avanti adesso, ma al 9, sul discorso del testo che cambia, vi faccio anche vedere, perché ovviamente lo potete vedere qua dall'immagine un pochino. Ma in realtà lo fecero anche col 7, io non so perché. Sì, sì, col 7 sì, diciamo, con l'8 sì, col 9 col come faranno? Col 9 lo chiamano X. Come va la discussione? Molto bene, stiamo parlando più o meno a grandi linee dei giochi adesso, ma io so che adesso, visto che è l'una, e so che i giochi è già l'una, hai visto come vola il tempo quando non ci si diverte? Come vola il tempo quando non ti sento su Discord? Ora mi senti? Ora mi senti? Non mi senti? Non ti sento. Ma sta male... Allora, la dovete finire voi, ok? La dovete finire, perché io sono facilmente prendibile per il culo. Non ti sento. Ho trollato prima la... posso andare? Posso andare? Arrivederci! Vado! Smetto. Faccio la seria. Mi dica. Parli. No, è inutile che fai il cretino. Tanto ti vedo. Tanto ti vedo da là che fai il cretino. È inutile. Vabbè, ci ho provato. Ok, domani è il mio compleanno. Ma veramente? Jax, domani è il suo compleanno. Ma tu domani non devi entrare in Twitch mai. Anche da Yukari, non ci devi andare. Entrare in lives. Ma non è vero che è il suo compleanno, ma lascialo. Però ti caghi, sarà solo perché voleva i miei soldi. Non li avrai mai. Mai. Lo vuoi solo per i suoi soldi. Perché ogni tanto dico dovrei pagarli questi moderatori, ma poi penso, ma tanto nessuno li paga i moderatori. Quando sarò ricco ne parliamo, ma solo quando sarò ricco e io Toby. Comunque, forse neanche lui li paga. Sarò ricco e io Toby, però entrambe le cose, se non diventi io Toby mi dispiace. Niente, beh, in teoria si spera che uno porti anche l'altro di conseguenza come obiettivo. Comunque, no, a mezz'ora dobbiamo parlare di quello che tutti vogliono sapere. Oh madonna mia. Il design. Il design PlayStation 5. Tanto se scrivo PlayStation 5 escono ancora tutti i cacchio di concept. Ok, no. Eccolo qua. Provo a metterlo in grande, grandissimo proprio. No, che cosa mi stai aprendo? Maledizione. Apri immagine in una... Ok. Adesso ti apri i porno sulla PS5, che già li hanno fatti. Io sono sicura che già hanno fatto delle immagini porno sulla PS5. Lo so. Com'è la regola? Qual era la regola? Era la regola 32, 42.
Qual è? È quella, la ragazza vestita da PS5, io lo so, lo so. Ok, sto cercando delle immagini vagamente grandi, se no voi non vedete. No, perché magari 34. Non sapete com'è fatta la 34, era la 34. La 34, me la ricordavo bene. La 42 qual è? Boh. Fake con la PS5. Mamma mia, mamma mia. Però allora, in teoria i... Dio santo. Zello, Zetterello, vedo che lei è molto esperto. Delle cose bellissime, Zetterello. Lei è molto molto esperto di ciò. Sono contento. Dopo aver disegnato effettivamente da Yukari una fagiana, ci stava un deepfake. È una fagiana famosa se ci metti col deepfake. Immagini, allora, la signorina, fanno il filmato porno con la signorina che al posto della fagiana c'è... Cioè... Ah. OP, fantastico, certo. Buono. Fantastico. Allora, Dio santo, andiamo a guardare la faccia, cioè alla PlayStation 5 in questione. Non tutti se l'aspettavano così, ma alcuni ci avevano beccato. Se andiamo a vedere dei concept di PlayStation 5, concept... il concept è quello, quelli che avevo visto anche io, che però erano, ragazzi, diciamo, qualcuno l'aveva simil beccato. C'era questa. E questa qui era anche più carina in realtà, Sì, ma anche questa, sì, anche questa. Sì, è vero. Ah, cioè, vabbè, questa perché doveva prendere il press kit di PlayStation, quindi doveva prendere, raffigurare il press kit. Non erano la vedevo fattibile. Ve lo dico anche dalla chat. Più tutte più belle, dite, eh? Allora, chat. A quanti non piace? Vediamo a quanti... Scrivete mi fa cacare se vi fa cacare e mi piace se vi piace. Vediamo un po'. Anzi, no, no, Jax, se sondaggio. Mi piace se mi fa cacare e mi fa cacare se vi piace. No, no, Jax, sondaggione. Sondaggione mentre voi mi dite che cosa non vi piace di questa PlayStation 5. Magari quella vera, non questa che... Ok. Tra l'altro che tutti dicevano, ma secondo me non si può mettere in orizzontale. E invece sì, perché pare che lo stand permetta di metterla anche in orizzontale. E in orizzontale fa un po' più cacare, lo ammetto. Verticale mi piace un po' di più, in orizzontale... No, ma mi sembra un toast farcito. È vero, è vero. Non lo so, sembra una zippa aperta. Allora, Xara dice, io non voto sono tra il wow e il me. Mm. Mi piace ma fa cagare, ok, Arca. sì, mi ma piace. Sembra poco sicura in orizzontale, ma anche in verticale. Ragazzi, ma lo sapete che voi dovete anche pulirla questa? Oh no, basta, no! Tanto, no, allora, il concept l'abbiamo a sinistra, poi abbiamo i controller a destra dalla mia schermata e poi in mezzo c'è in quella orizzontale, quindi va più che bene così. Come si pulisce? Col soffiatore, credo, non lo so, io come... Non... Soffiatore, nel senso che dice... so di uno che soffia sì, la PS5 al posto un nano coreano, lo metti lì ogni mattina. E non in CGI, però. Non in CGI, perché sennò non ci arriva. È una S che ci ha creduto di più. Sì, tra l'altro è vero, il fattore che abbiamo usato il bianco per PlayStation non è così una novità, però è una novità per essere la prima console. Cioè, nel senso, l'alternativa a suo giro sarà la versione nera, al contrario, quindi, insomma. Ciao Old Gamer, comunque, buongiorno. No, ma quella, allora, per quanto riguarda l'estetica, la faranno uscire di 7 milioni di colori, gialla, rossa, verde, blu, faranno i Power Ranger, praticamente. Ciao Kevin God, ciao belli. Quindi... Guarda, se riesco vi faccio vedere la versione di Boss Logic, che ne abbiamo parlato prima. Ah, quella con Spider-Man. Molto, molto figa. Molto, molto figa. Tra l'altro andate a seguirlo, vi consiglio. Ne ha fatte 86 già di versioni, ma che... Vabbè, allora, con calma. Andiamo a vedere la prima versione. Non so se la vedete, se no la devo zoomare un pochino, mi sa. Si vede pochissimo. Allora prova a zoomare, perché è Instagram. Che onestamente non mi piace manco qui. Ma è proprio a me, proprio il fatto che ci siano queste due cose di lato. Questa, se cadi a terra, si spacca in millemila pezzi sta roba. Secondo voi il prezzo quanto sarà? Non credo vada oltre i 500 euro. Ho letto di roba che diceva anche 700. No, sì, ma erano tutte fake. Hanno smentito direttamente sì, ieri. Fossero fake sicuramente, però no, 700 mi sembra un po' troppo. Io penso sui 5,99 pure io. Nero è più digeribile, ma è perché siete più abituati, ragazzi, secondo me, No, ma secondo a me non è il colore quello che ti spiace. A me bianco e nero mi piace tantissimo e va anche bene, perché... Sondaggio, intanto ragazzi, cosa non vi piace? Ma che vuol dire? Aspetta, no, io avevo chiesto se vi piace o meno. Aspetta, che vuol dire? Sembra quella cosa lì. Sembra un toast farcito, sembra un libro di testo. Fa schifo e basta.
Grande Jax, i sondaggi più belli della vita. Sondaggione importante, ragazzi, andate a vedere il sondaggione, votate. Tra l'altro quello di prima non ho capito chi ha vinto poi. Ha vinto Phil, che non ti sei truccato, te l'ho detto tipo 7 volte, però sì, tu ma parli, io mi dimentico, no, me l'hai detto, è vero, ma mi sono, mi sono dimenticato. Qua sta vincendo, mi sembra un toss farcito. Effettivamente sì. Però mentre guardiamo invece quella sempre fatta da Boss Logic, che ripeto è una grafica, non esiste, non uscirà mai così, almeno magari sì un giorno, chi lo sa, possiamo vedere questa colorazione nera invece con i LED rossi, con il logo di Spider-Man. Ci esatto. Oddio, adesso che la vedo più ravvicinata, Boss Logic potevi fare di me. Però vabbè, ci sta, fate mezz'ora. A me è proprio la forma è brutta. La forma brutta. La forma è... Sto cercando intanto di diminuire. Ah, questa cos'è? Vabbè, se... Vabbè, qua stai a sgravare, stai a pisciare fuori dal vaso. Boss questa Logic. Non la vedo nemmeno. No, è una cacata sempre fatta con lo stile Spider-Man, però con Peter Parker che sta trattenendo i due cosi. Le due... Non piace il colletto alzato. Sì, è bravo, sembra una camicia con il colletto alzato. È vero, sembra, aspetta. Sono appena alzato. Diventato un'alternativa di PS5. Esatto, se adesso sei una PS5, pensa. Mamma mia. Tirati un CD in bocca e vedi se fa... No, sono la versione digital. È la versione digital, va bene. Allora non metto niente, la scarico. E, ecco, a proposito di questa cosa, è vero, il livello di design può piacere o non può piacere, ma la scelta di avere due versioni, una solo per i giochi in digitale e una per, probabilmente, sia in digitale che in fisico, porterà probabilmente anche a una differenza di prezzo quasi sicuramente. Vi piace o no? A lei, signorina Yukali, questa scelta. Allora, io non sono mai stata... Adesso mi picchiano tutti, lo so, perché mi denunciano dal suo canale, dal mio canale. Io non sono mai stata fan del... Fra Gamer, digitale. Aspetta un attimo, Fra Gamer, ho visto stamattina l'immagine, non ho avuto tempo di risponderti. Bellissimo disegno, ma non posso guardarlo adesso che stiamo facendo la live su PlayStation. Però bravo Fra Gamer, sono contento, bravo, GG Fra Gamer. Scusi, vado avanti. No, dico, io non sono mai stata molto fan del digitale, a me le cose mi piace toccarle, vedi, io sto toccando in questo momento perché so che questa webcam è mia, l'ho comprata e la tocco. E quindi le cose in digitale le ho sempre schifate, anche perché... Cioè si perde quella magia di avere effettivamente il gioco tra le mani, quindi ci sta, perché noi ci stiamo evolvendo verso quel tipo di mercato lì, perché alla fine io, bene o male, per quanto detesti la cosa, io so che comunque ci andremo a parare verso il digitale, punto e basta. Però vedete i giochi fisici, sono belli i giochi fisici, io li tocco, sono bellissimi, allora, li tocco. Sai che allora, la penso come te da quando ho la Switch, però ho smesso comunque di comprare i giochi fisici perché mi pesa il culo cambiarli ogni volta. Ok, cioè io... cambiare il CD, ma quello è il bello, cioè tu senti proprio la magia di, sì, quando cambi. È vero, io neanche la scheda SD cambio più, io qua sono pieno di custodia che non so più dove mettere, ok? E quando ho deciso di prendere la Switch ho detto, ma io prenderò probabilmente tutte le esclusive con il disco fisico e poi in digitale lo prendo a caso quando mi va. Adesso ho molti più giochi digitale che fisici, e il motivo è semplicemente anch'io, però mi mangio le mani, perché... È vero. Io Animal Crossing, per esempio, l'ho preso per... cioè, me l'hanno regalato in digitale. Sì, ma io vorrei tantissimo avere la cassettina per dire, guarda, c'ho la cassettina di Animal Crossing, perché... ma perché sono... Zitta, Siri! Si è accesa Siri da sola! Siri, ferma! Si è messa a parlare, non so proprio come si disattiva. Non si può disattivare a caso, ok, bene, perfetto. Ma io poi sarà che sono all'antica, io a me piace toccare. A Yukari piace toccare. Allora, toccare dappertutto, toccare. Ok. Sì, allora io invece sì, allora la penso come lei, nel senso che se devo prendere una console, avere dischi fisici non mi dispiace. Non vedo, allora, se vuoi risparmiare, come il discorso Switch o Switch Lite, se vuoi risparmiare perché proprio c'hai le pezze al culo, ok, prendi la versione non in digitale. Cioè, non in disco fisico. Ma a che serve da un certo punto di vista? Nel senso che anche quella non è stata forse confermata, penso, spero sia così. Quella con il comparto dei DVD, dei Blu-ray,
dovrebbe prevedere anche la possibilità di utilizzare giochi in digitale. Posso scegliere, cioè se prendo la prima io almeno posso ancora scegliere. No, ma sarà sicuramente così, cioè quella con il supporto fisico sicuramente avrà la possibilità di scaricarli anche io ritengo che sia semplicemente un modo ma non penso che si siano spinti a tanto, perché sennò veramente erano dei minchioni, fatemelo dire. Non credo sia questo il caso. Dovrebbero mettere la possibilità del fisico di avere la copia digitale con PS5 se non è un casino. No, ma credo che sarà così. È quello hanno fatto quello che ha fatto Nintendo. Da questo punto di vista è la stessa cosa. Cioè, volete spendere meno? Perfetto. Allora vi togliamo pezzi di console e spendete meno. Allora lì avrebbe anche senso. Senso fino a un certo punto, perché se per risparmiare 50 euro come può essere fra Switch e Switch Lite, non so quanto senso abbia. Se veramente si ipotizza un 700 euro, e parlo proprio perché stiamo seguendo i rumor che non saranno mai, spero, però magari può essere, allora questa sarà 700 euro, volete spendere quanto una classica PlayStation 4, quindi 499 euro, allora vi prendete quella senza il gioco fisico. Lì è una scelta importante da fare. Vuoi risparmiare 200 euro? Anche fossero 100, 120? È una bella scelta, lì incasinerebbe tantissimo la scelta dell'acquisto, secondo me. Perché per risparmiare 150 euro, che non sono pochi, ripeto. Ma tu dici tra le due console, la scelta tra le due console? Sarebbe una scelta. Cioè, tu dici risparmio per poi non poter mettere i dischi fisici. Alla fine, bene o male, la maggior parte propenderà per il digitale. Anche secondo me. Perché anche il digitale costa meno. Cioè, con tutto che non abbiamo ancora tutti quanti la tecnologia per poter utilizzare soltanto il digitale, io penso che comunque la maggior parte propenderà per il digitale. Perché è più comodo da un lato, ma dal mio punto di vista assolutamente no. Cioè io preferirei di gran lunga prendermi quella con il supporto per i CD, perché li prenderei fisici. Alla fine li prenderei, bene o male, li prenderei fisici. Posso ancora capire, questa cosa ancora mi porta con la versione, cioè con il PC. Quando devo comprare i giochi PC non compro il gioco fisico. È vero. Perché ormai sono stata, è da sempre che sono stata abituata così. Con la console io mi porto dietro il fatto che fin da piccola per la console serviva proprio prendersi il gioco fisico e non potevi fare nient'altro. C'è gente che dice che ha sentito che addirittura cambierebbe la memoria della console. Io non so se è uscita qualche notizia in più riguardo la differenza delle due console, se lasciatemi un po' dire qualcosa, perché stamattina comunque ho anche lavorato, quindi non ho avuto proprio modo. Allora, fino a quando abbiamo iniziato no. No, infatti, magari è uscito qualcosa negli ultimi minuti. Però, sto leggendo un po' la chat e un po' anche i pareri. Prenderanno la versione digitale perché sembra più simmetrica. Sì, vero anche. Però allora io penso che se sempre sia un discorso di risparmiare, se tu ti butti su quella digitale risparmi anche sul digitale. Ora bisogna vedere se ovviamente su PlayStation 5 ci saranno degli sconti importanti sul digitale che non ti costino esattamente come quello fisico il gioco, ok? Quello che fa il PC fondamentalmente. Deve esserci un motivo per prendere digitale. Ma se lo fanno, non. Appunto, cioè tu mi devi dare un motivo per prendere digitale. A parte il digitale stesso, mi devi dare un motivo. Se quella è la low e la S, in questo caso quella è una specie di, una sottospecie di PlayStation S, ma invece di risparmiare sul costo, credo, dei componenti, poi magari cambierà anche la memoria, come dite voi, risparmia anche sul prezzo proprio perché i giochi digitali tecnicamente dovrebbero costare meno. Ma non. Io di mio, se devo risparmiare 150 euro e pentirmene, io ripeto, sto sparando una cifra, prendo a prezzo pieno e poi decido io se risparmiare con un gioco e prendere digitale o comprarlo fisico. Ha più senso. Però sì. È stata una bella scelta quella di mettere una scelta. Il problema è che la scelta numero uno, che tecnicamente, perché sto guardando le immagini, quindi quella a sinistra, quella con il CD, è anche brutta esteticamente, non che l'altra sia meglio, però no. Insomma, cioè, quindi comunque a livello estetico a te non ti riesci a convincere. No, a livello estetico proprio no, cioè a me non sono i colori che danno fa, perché molti hanno detto bianca, che brutta la scelta colore, è bella. A me il fatto che sia bianca e nera piace un sacco, sì. Però il fatto che sia fatta così no, cioè
Sei più propensa invece per il design della Xbox o avresti cambiato tutti e due? Vogliamo parlare, vogliamo veramente farmi odiare, vogliamo farmi odiare da team sonari e xboxiani. Facciamolo. È una scatoletta di limoni quello. No, un posacenere, sopra ci metti le cicche. Esatto, sopra ci puoi mettere anche le cicche. Ma che posacenere enorme. Vabbè, fa figura. Cioè. Allora, a livello estetico non piace a molti in chat. Io invece ero convintissimo. Allora, io quando l'ho visto ho detto, minchia che figa, a me piace. Sono pazzo, sono sicuramente pazzo. A me piace a livello estetico. Non sto dicendo che non mi piaccia. Però più la guardo e più ho paura che mi vada a noia. È un design alla Apple. Ma che a differenza di Apple non vuole sembrare professionale ma gamer. Vuole sembrare in realtà solo stupido secondo me, però va bene. Allora, secondo me avesse aggiustato un po' il tiro su alcune cose come queste alette, che purtroppo i meme ci hanno fatto tutti notare che sembrano Cell, sembra il colletto di Seto Kaiba. Però effettivamente il design è bello, il colore mi piace tanti. Io in realtà il mio wow era più sul colore che sul design. Il design mi piace, però i continui riferimenti a sembra un Netgear, sembra una macchina del caffè. È vero. No, ma allora penso sia più il fatto dell'accostamento dei colori che lo fa assomigliare a una macchina del caffè, non sì. La forma. La no. Forma in realtà. No, no, abbiamo visto le immagini della. Forma del quindi niente, però. No, abbiamo visto le immagini in realtà di una macchina del caffè, esattamente quella. Io sono qua abbastanza sicuro che se cerco PlayStation 5 meme, spunteranno tante cose belle. Vabbè, vabbè. Cosa sto vedendo? Allora, meme numero uno, intanto mentre parliamo. Burritos. È un perché... Bravo, vedi, ho detto, è un toast farcito. È un toast farcito. Perché infatti il fatto che sotto sia quella parte nera sottile e poi si espanda sopra, pare che sta strabordando del materiale fuori da due strati di pane. Chiamate Zio Caps. Perché Zio Caps che ha fatto? Che cosa? Zio Caps non l'ha, a lui non dispiace. Credo aver capito. Poi vabbè, abbiamo Shelter, credo che voglia essere di Pokémon, penso, sì. E poi abbiamo un fantastico... è uno starter kit, questo è un... Perfetto, per sviluppatori. È la PS avuta in anticipo da mio cugino che vive in America e ce l'ha prima di tutti quanti voi perché lui ha gli amici forti. Mamma mia. E poi abbiamo il Netgear, ragazzi, è incredibile, ma è vero. C'è uguale. È quello. Di no. Mio Dio, ragazzi, c'ha ragione. Non so se è un etichetta. Cos'è questo? Immagini per i migliori. Vabbè, a sto punto apriamo il link. È una roba. Punto. È una roba. Ah, una roba. Eccolo qua. Dai, è vero. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. È lui, ma non è lui. Ma certo che è lui. I have a router. È vero, è anche fra un router e una Wii. È vero, è verissimo. Sì, è un router, è praticamente un router. Poi abbiamo, vabbè. Credo sia un ventilatore. È un ventilatore questo, ragazzi. Sì, quello lì alto era un ventilatore. Era un ventilatore. Ma è imbarazzantemente vera questa cosa. È un router, mannaggia, di picchio. Eccola qua, la macchinetta. La chiesa del caffè, effettivamente, guarda. Raga, questa è... Allora, sai che se... io l'ho detto ieri, durante mentre ero su Discord, secondo me hanno fatto scegliere i design delle nuove console. Hai una... buongiornissimo caffè. No, a una signora di Voghera. Alla signora Maria di Voghera. Che doveva... Cosa succede? Attacco! Attentato, si tratta di attentato. Secondo me un ragno, una vespa o la signora di Voghera. È bello perché tutto ciò accade in diretta. È il bello della diretta, signori. Bello... Clippatela, ragazzi, clippatela. Questa qua era quello che doveva succedere. La mia vendetta, ragazzi. La clip decisiva. Clippatela. Da questo momento in poi Yukali ha segnato la sua fine. Clippate tutto. Clippate tutto. Io spero che stia bene. Yukali. Andate a farsi un caffè. Cosa succede?
Grande Jax, è il momento giusto. Hai fatto la sub mentre Yukari è morta. Raga, ma che è successo? L'ho vista. Allora, spero non sia stata tipo pizzicata da un ragno o qualcosa. O se ne sia. La chiamo al telefono? Ma dai, volevo chiederle che cosa ne pensava di Demon Souls. Non lo so, la chiamo al telefono se volete. Ho come l'impressione che il telefono sia lì. Bellotta, aiutaci. Bellotta, mi sa che anche lui non è messo bene stamattina. Kojima, cosa ne pensa di quel gioco che sembra fatto da lei, ma non è fatto da lei? Grazie per il follow. Io credo di aver ricevuto un sacco di follow, ma non è arrivato l'alert. Oppure non ne ho ricevuto neanche mezzo, ma comunque. Grazie per il follow, Starless. Grazie a tutti i follow se sono arrivati. La chiamo? Non so cosa è successo, ragazzi. Giuro che non so cosa è successo. Vado a chiamarla, raga. Qualcosa è successo, ragazzi. Qualcosa è successo. Grazie, signora di Bocchera. Qualcosa è successo? Secondo me è stata tipo morsa, non lo so. Se sentiamo suonare di là è un casino. Raga, non risponde, io non so cosa fare. Ciao, signore Bocchera. Aspetta che dobbiamo risolvere un problema. Che è successo? Grazie per il follow a Starless. Non ho molto idea. Stoffer, Neosqual, ciao belli. Ragazzi, non ho purtroppo beccato nessun follow che ho visto che è in live. Non mi sa che lì ce l'ha. Sei stato informato? Com'è possibile? Tu, io no. Vai, dica, Jax. No, ho capito cosa intende, signore di Voghera. Credo che se ne accorge. Non subito. È entrato un insetto? Ho sentito un rumore. È entrato un insetto, ragazzi. È entrato un calabro di insetto. Ragazzi, io questa gliela ricorderò per tutta la vita, ragazzi. Io spero abbiate clippato, perché credo che questo bel momento di live. Quant'è bella la caffettiera, Jade? Bellissima, ma è ancora più bello questo momento di live, ragazzi. Io mi ero preoccupato, ora che so che non è un problema. Andiamo a riguardare. Andiamo a riguardare questo momento di live. Sento. Sì! Dica! Ho sentito gridare. Andiamo a riguardare questo momento di live, signori. Io ho paura. Aspetta, pausa. Guardiamolo insieme. Dica! Non si preoccupi! Ditemi che è uscito. Come facciamo a sapere? Aspetta! È uscita! Voi, Jax, tu lo sai che io adesso, da questo momento in poi... Da questo momento in poi è tutto più bello. La mia vita è molto più bella. Mamma, quanto sono contento! Signorina Katia Yukala? Non so... Sia uscita. Sì, è uscita! L'abbiamo vista tutti uscire. Ha detto che torna più tardi. Prendi il cellulare, esci, prendi il cellulare ed esci, ti chiamo. Io la sento. Prendi il cellulare ed esci. Ciao, prendi il cellulare ed esci che ti chiamo.
Ci sei? Ma io la chiamo, vai. Che bel momento di live, ragazzi. Io non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Mamma mia, io... Volpane, tu non hai idea. Veramente, il destino ha voluto questo. Ma quanto le rompo i coglioni. Allora, aspetti. Viva voce. Pronto, io la sento molto bene. Mi senti? Io non la sento per niente. Io non sento mi senti? Audio, non sento il suo audio. Ma perché? Non sento niente. Signor Fine, la Stop. Richiamo io, ma insomma. Ma c'era un cazzo. Se facciamo una videochiamata. Segreteria telefonica. Com'è la segreteria telefonica? Mi ha appena chiamato! E infatti... Aspetta, chiamo... Io, qui, lo faccio? Lo faccio. Mi senti? Adesso la sento, signor Filla, mi dispiace tanto, io ho troppa paura, non posso. Perché ti deve dispiacere? Hai reso la mia vita molto più bella da oggi. Non capisco perché ti debba dispiacere, credo che... Se volessimo rifare una cosa del genere non capiterà mai nella vita. Tu lo sai, vero, che hai firmato la tua condanna su questa cosa qua? No, ho troppo paura, io non posso. Non ti preoccupare, non entrare in stanza. Tu sei da sola a casa, vero? Nessuno può salvarti. Si è bellotta, ma ha più paura di me. Siamo tutti, io non entrerò mai più. Ragazzi, stasera non si fa live. Andata! Allora, io cosa ne pensa quindi di PlayStation? Chiamiamo i carabinieri, chiamiamo qualcuno. I vigili del fuoco. I vigili del fuoco. Mi sul ladro. No, dai, io ho troppa paura. Io non so. Allora, facciamo così, cambio un attimo la schermata per vedere se per caso si vede dello schermo l'ape che si muove. Non si vede, però penso di no. Non è un mio problema. Poi è diventata una live in cui c'è il capo. Allora, io penso sia uscito, perché in realtà sono in camera adesso, sto guardando, penso sia uscito. Mm-hmm. No, mi sono cacata tanto. Sai che cos'è uscito? Una scopa. Sai, è così, combattere un'arma. Sai che cos'è uscito? Cosa? Un gran bel momento di live che ti ricorderai per tanto tempo, grazie alle clip che hanno creato e che non verranno mai più cancellate nella vita. Scopa. Signori, io odio. Ho approfittato di una mia debolezza, li odio. Assolutamente sì. Ma siete stronzi, siete. Lo chiamerò Yukali vuole fare Zumba. Vediamo la scopa. Fermi. Ma che cazzo di live? Ma ragazzi, ma io dico, no, ma andate a vedere Fossetti. Poi però, quando tornate qua, vedete questa scena. Signori, io non so se mi si vede, salve. Ciao, sì. Non so se mi si vede, io trovo. Aspetta, che non so se ti si sente. Parla un attimo se ti si sente in vocale anche. Però, no. Ok. Perché sono al contrario del microfono. Perfetto, va benissimo. Ciao. C'è Bellotta che sta combattendo. Io credo che questo momento non ricapiterà mai più nella vita. Allora, chat, vi spiego cosa è successo. Durante la live, molto professional, tra l'altro, un'ape. Ma l'ape era bianca e blu? Non era bianca e blu, era l'ape dorata. Quella che abbiamo portato sul mio canale. No, ragazzi, era un calabro. Io allora, torno. Sì. Sto tornando, lo faccio per lei, lo faccio per voi. Ha già fatto troppo per me questa mattina. Lo faccio perché se muoio, signori, poi tutti andranno a cercare il mio fratello, mi andranno a cercare. Sappiate solo questo. Bene. Bene, arrivo. Torni. Torno. Ragazzi, io credo che questa roba qua sia... cioè io posso veramente smettere con Twitch per quanto mi riguarda. Proviamo a vedere un attimo, perché io non la sento Yukali. Ma perché si era mutata, mi sa. Sì, con calma, sentiamo. Credo che possa smettere con Twitch, ragazzi. Non c'è più bisogno che io vada avanti su Twitch. Abbiamo visto tutto, ciao. E non ti si sente però. Come mai io non la sento? Ah, eccola.
No, ti sei rimutata. No! Ah no, ecco, ecco. No, ti sei mutata di nuovo. Come mi sono... Parla, ok, ti si sente, ti si sente, ti si sente. No. Io guardo. Preparate il tasto clip, preparate il tasto no, clip. No, ti prego, che... non mi dire attenta dietro di te. No, non ho detto niente. Io mi dispiace tanto. Ti dispiace? Ma è la cosa più bella che mi potesse capitare! Ma che me ne frega a me della PlayStation 5? Io c'ho una clip che è oro! Power, togliti dalle balle! Io c'ho la clip di Yokari che si caca addosso! Questa si dispiace! Tu mi hai fatto un regalo di compleanno, di Natale e della Pasqua mi hai fatto! Mi sono... Non mi... Sono cagata troppo! È il calabrone di Microsoft! La verità, l'hai visto verde e nero! Era verde e nero! Ma io se tocco Kojima e ci sta il calabrone dietro, muoio. Posso, dire, posso fare un applauso a Kojima che è rimasto impassibile? Eh? È rimasto... Scusate, io non mi volevo intromettere, però... Si figuri, signor Bellotta, anzi... Di morte. Grazie per aver salvato... Sono spaventato in questa casa in questo momento. Quindi... Sì, perché entrambi abbiamo paura degli insetti, quindi... Signorina, signorina... Avvicino il mic, sì, dica. Signorina... Sì, vuole una cosa che mi tocca, dica. Lei vuole vedere in live quel momento? Vi odio. Se... Vi odio, non spostare i quadri, tu fermo. Sto assicurando che non ammazzi. Sul muro, io vi sono odio. Io sono estremamente felice, vi giuro, credo di essere il bambino più felice del mondo. Se domani mi regalassero la PlayStation 5 non me ne fregherebbe un cazzo. Siete stronzi. Allora, signorina Yokali, se lei okay. ci sta, che tanto sì. guardi, è capitato proprio mentre dovevo staccare, ma non è un problema, ritardo. Madonna, che, che culo, hai visto, che culo. Avessimo staccato prima, invece no, e invece no. Quindi, okay. se lei vuole... Lascio la porta aperta. Va bene, vada. Vada. Guardiamo. Mi dispiace. Ma non, si, ma non mi si sarei mai permesso se non fosse stato necessario. Buona giornata, buona live. A lei, a lei. Si dispiacciono questi, no? Si dispiacciono. Ma io le voglio far fare la presentazione figa, PSC, mi ero preparata tutto. Lei, poi non sapeva, che... lei non sapeva che intro mettere nel suo canale, se vuole le passo la clip. Ti prego. Allora, andiamo a vedere se Volpone mi può rimettere... Ah no, forse l'ho presa, aspetta, ce l'ho, ce l'ho. Ok, stiamo andando a vedere insieme... Il bel momento di live. Guarda, ho addirittura la schermata che non avevo utilizzato fino ad oggi. Ce l'ho apposta a tutto schermo. Oh no. È la prima volta che la utilizziamo per Yukari. No, io ho paura. Io mi sto guardando intorno perché ho ancora paura. Però va bene. Io metto in play. Tanto lei deve vedere. Non so, non sentirà, ma almeno vede le immagini. Ok. Ok. Signori 3, 2, 1, Papa. Play. Hai buongiornissimo caffè. No, a una signora di vedere il momento. Ragazzi. Alla signora Maria di Voghera. Ah, che dovevo... Cosa succede? Attacco! Attentato, si tratta di attentato. Secondo me un ragno, una vespa. Ah, ho pensato alla signora di Voghera. Ho capito subito che il problema era quello. È bello perché tutto ciò accade in diretta. È il bello della diretta, signori. Vero? Ragazzi, clippatela, questa qua è... Levo, che figura! Riguardiamola la moviola, Beppe, riguardiamola la moviola. Cambio di... Ah! Ah! Doppiamolo, doppiamolo. I limoni, signora, i limoni! I limoni, signora! No, ma se Bellotta entrava con qualcosa di fastidioso, io al massimo mi andavo a cagare, cioè non è che facevo chissà che cosa. È entrato qui, ragazzi, vi giuro, no, io non voglio, vi giuro, era così, era così, era quanto un mio occhio, io ho gli occhi grandi, era quanto un mio occhio, mi ha fatto cacare tantissimo perché era qui, era dietro al microfono, voi non lo vedevate, era dietro al microfono e ronzava attorno a me, mi sono cacata tantissimo. Mamma mia, ragazzi, ragazzi, fate un mega super spam di cacati. Hai visto che alla fine è successo? Ma siete stronzi! Non è! Non è! Per Yukali, cacati Yukali! Hashtag cacati! Voglio vedere lo spam, voglio vedere lo spam. Io mi guardo intorno, io stasera non faccio live. Poro Bellotta. Io ragazzi, io vorrei provare a chiudere, ma ammetto che questo momento vorrei che durasse un'eternità. Madonna, chiudi! No! Chiudi!
Lei si sta caccando sotto tantissimo. Allora, facciamo andare a salvarsi la signora. Occhio dietro! Allora, senti. Senti, in questo momento io... Allora, vendetta! Io la pelle tolta in questo momento. Per favore, io sto guardando ovunque per vedere se riesco a trovare questa macchia che si muove nell'aere. Ho il cuore che ha le palpitazioni. Io qui sto facendo una prova di coraggio e una prova di forza non indifferente. Ti faccio fare una maratona di 48 ore, giuro. Signorina Yukali, lo sa che questa nostra prima live probabilmente sarà indimenticabile, sì. Porca puttana. Te la immaginavi così? No! Manco io. Non vabbè, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, dai, facciamo andare. Facciamo salvare la signorina Yukali. Tanto abbiamo tutto salvare il materiale che ci serve. Possiamo farci una serie TV su questa cosa qua. Signorina Yukali, vuole dire qualcosa prima di salutarci? Come si distruggono i calabroni? Non lo so, probabilmente schiaffandoci una PlayStation 5 addosso. Perfetto! Ne ho una a portata di mano, la userò per combattere. Tolga quella nemico. PlayStation fagiana! Allora, ragazzi, a parte tutto, è stata una bellissima live, molto più di quanto immaginassi. Non vedo l'ora di staccare questa live per poi parlare con lei. Ma allora, io vi ringrazio per essere stati presenti. Tra l'altro, io non ve l'ho manco detto, ma oggi non ci sarà il Mook. Spoiler. Oggi niente Mugen, non so se lo sapevate, ma tornerà forse, vediamo, se c'ho voglia, domani, nel senso, non so se magari domani mattina faccio live, perché magari domani faccio la mattata e esco, e magari faccio una live IRL se non piove, mentre esco, non lo so, però intanto ringrazio per la presenza, per il poco preavviso, perché si sta caccando sotto e perché parlo così lentamente in modo da farla ancora più caccare sotto, la nostra amica e streamer Yukali. Samantha! Salutate Samantha! Ciao Lama, ciao a tutti! Io è stato un piacere, ringrazio il signor Phil per avermi fatto essere qui questa mattina, io mi scuso tremendamente per tutta questa situazione, sono estremamente imbarazzata, ne giuro, però tranquilla. Fatemi vivere, please! Ci sono solo 40 persone che hanno visto tutto. Ah no! No, mi prego, basta. Poteva andarti peggio, poteva capitarti in una live con, che ne so, uno famoso. Capitarti in una live di uno famoso, proprio che si chiama uno famoso. Adesso se mi andate a prendere il nickname uno famoso. Poteva capitarti con Kenobi. Vi mando il calabroni a casa. Comunque lei ha un problema in quella postazione, perché o se non sono formiche o sono calabroni, allora se deve un attimo sistemare la situazione durante la live, lei c'ha i problemi con gli insetti. Non ce la faccio più, basta. Dai, non c'è più, è finito, è tutto finito. Va bene, la faccio andare, grazie mille, veramente. Ci sentiamo in caso dopo. È stato un piacere. Comunque, cosa ne pensa di Demon Souls? Che volevo chiedere. Che ne penso di Demon's Souls? Che finalmente forse quando il giorno che avrò la PS5, qualcosa, potrò finalmente giocarlo, perché è l'unico che mi mancava di tutta la serie, dato che io sono grande affezionata della serie di Dark Souls, ma Demon's Souls l'ho soltanto guardato, visto. Non si preoccupi, ha già cominciato oggi col primo boss. Mi pieca la bronze. Non ha visto la nebbia arrivare, ma c'era il primo boss, ecco. Ho paura, c'era un po' di nebbia, effettivamente c'era un po' di nebbia. Dopo. Dopo. Va bene, grazie mille, veramente, poi ci sentiamo dopo. Grazie mille, ti stai caccando sotto e mi piace questa roba, sono molto contento, diciamo. Finalmente la hashtag cacati ha un nuovo significato. Please. Vai via, vattin. No. Ciao bella, ciao. Ciao. Io mi è piaciuta questa live. Ciao Yukali, scappa. Allora, lo so, non era il talk che vi aspettavate, ma era il talk di cui avevamo bisogno.
Io ricorderò questo momento per sempre, nella vita, per sempre. Corri scappace il Nemesis. Ne è valsa la pena solo per il momento Galabro, neanche secondo me. Questa live è da salvare in tutti gli hard disk. Salvatela da tutte le parti. Non dovrebbe neanche cancellarmela Twitch, perché in teoria non c'è musica coperta copyright. Andrò a controllare dopo. Speriamo, perché non l'ho messa. Quindi addirittura gli alert sono stati disattivati. Anzi, li attivo così se ci avete da fare cose. No, è vero, sono già attivati, ok? Ragazzi, io sono senza energie, ma mi sono stradivertito. Ci saranno in futuro probabilmente altre live. Ordinerò casse di Calabroni, in caso, perché non è finita qui. Ma allora, con l'ultima energia che mi rimane, perché effettivamente ho finito l'energia, io vi ringrazio. Ringrazio tutti quanti. Ringrazio i follow, che mi dispiace se non ho... Anzi, li ringrazio, dai, li ho nella lista. Quindi Emicras, no, scusa, Emicrisa, la signora di Voghera, il non ho molto da dire. No, non ho molta idea, grazie per il follow anche a lui o lei. Starless, grazie a Jaxissimo per la sub. A Stoffer, a Neosquall, a Simo The Gamer. Siamo a 2993 follow. Ciò che vuol dire che i 3000 follower arriveranno. Cosa farò in quella live? Non lo so ancora. Dannazione! Non lo so ancora, ragazzi. Non so cosa farò per festeggiare i 3000 follower. Ma so che lo farò qui, con voi. Oppure no. Chi lo sa? Ma sì che lo farò qua. Ma sì che lo farò qua. Ma certo che lo farò qua. Però andiamo a fare un ride. Andiamo a fare un ride. Andiamo a trovare qualcuno, supportiamolo come noi. Noi siamo stati supportati per tanto, tanto tempo. E a chi ci facciamo il raid? Allora, vi faccio votare. Splatoon 2, Magic the Gathering o Dead by Daylight? Decidete, signori. Magic, Splatoon. Magic, please. Qua. That's the power of love. The power of love. Deglielo, deglielo. Splatoon, qua votano per Splatoon. Aspetta, però l'abbiamo già fatto l'altro giorno a Taichi, ragazzi. O sbaglio? No, l'abbiamo già fatto. Cambiamo. Cacchio, però andate a Taichi 85, andate a trovarlo se volete vedere Splatoon. No, l'abbiamo fatto già l'altro giorno, è per cambiare. Allora andiamo a vedere. Andiamo a trovare tutti, sì, passate esattamente, visto che volevate Magic DBD. No, non è vero, Magic. Allora andiamo da Caffeine, che poi è il venerdì, è Rai da Caffeine Lili. Quindi andiamo a vedere tutti Magic the Gathering. Non è vero, perché ho sbagliato. Grande, devo trovare anche a Taichi 85 per Splatoon 2. Ragazzi, io vi voglio bene. Splatoon 2 tornerà da me la prossima settimana. Questo è d'obbligo. Ma noi ci troviamo qui. Anzi, stasera, da Carla Cartacea. E forse domani mattina con il Mugen. Se no, prossima settimana. Io vi ringrazio, vi voglio bene. Ed è stata una live memorabile. Date tutti da Carla Cartacea, mi raccomando. L'hashtag volemo se bene da Caffè Indie, spammatelo più non posso. E ci vediamo, ragazzi. Non vedo l'ora di riguardare quella clip per ore, ore e ore.